Eccoci qua, eccoci qua. Allora è inutile, c'è anche amici degli due, un applauso. Ok. Allora, Fabio, cosa succede? No, come facciamo a dirgli che non c'è il concerto degli U2? Che, cioè, nella realtà loro sono venuti non per vedere quello che sta per succedere tra poco, ma li abbiamo ingannati dicendo che c'erano gli U2 nel teatrino qui. E loro aspettano tutt'altro, ma nella realtà non ci sono gli U2. No, non so se avete notato una leggera differenza rispetto alle puntate della scorsa, delle altre volte. Sì, no, effettivamente l'altra volta eravamo in quattro gatti, invece guarda quanta gente c'è! E io... ce ne sono altri. Guarda, io è un tripudio. Allora, direi che ci siamo. Sta per iniziare l'ultimissima puntata di Strafactor, super finalissima, super tutto, super super. Insomma, 3, 2, 1, Strafactor! Amici, questo è il programma del secolo, dove vedrete i concorrenti sfidarsi per una posta in gioco che è la più alta nella storia di qualsiasi gara televisiva. Strafactor, un programma che vi terrà incollati al divano. Giudici Paolo Giovannetti. Ammetto che mi piacerebbe catturare la fascia d'ascolto dei ragazzi. Ci serve come il pane. Gianni Broccoli, il birro di Romagna. La scelta della strada da seguire sta a noi. Silvia Stefanini. Per questo programma i dati di ascolto li farà impennare. Quindi ora provate a sorprendermi. Conducono Andrea Sarti. Osservarlo, ad ammirare la sua bellezza, la sua genialità. Fabio Caldari. 5 sogni verranno realizzati superando ogni aspettativa. Solo uno si frantumerà per sempre. 50 concorrenti in gara. Queste sono le persone migliori che possiate incontrare, selezionate dopo innumerevoli provini in tutto il paese. Alla fine dovrà restarne soltanto uno, e questo sarai tu. Ed eccoci qua! Allora, io Andrea, con questo pubblico sono veramente gasato. Guarda, abbiamo addirittura le bandiere della pace dietro. Guarda, cartelli, guarda la. Gente anche decisamente scoordinata. No, guarda, esatto, guarda l'onda anomala, guarda. Sì, guarda. Allora, dove siamo e cosa stiamo facendo? Allora, siamo negli studi televisivi del Teatro San Nicolò in Rimini. Mica in... Ciccio e Fichi. Soprattutto siamo ospiti, quindi dobbiamo... Oh, finita la serata, poi si mette tutto a posto. Esatto, ve l'abbiamo detto. Ci sarà una scopa per tutti. Siamo nella telecamera 48, lo dicevamo. Siamo di qua. Sì. No, dicevo, siamo ospiti. Siamo ospiti degli studi della Campanella, quindi ci hanno detto: mi raccomando, ragazzi, lasciate meglio di come avete trovato. Quindi... Allora, guarda, esatto, visto che siamo ospiti, dobbiamo avere un certo riguardo. E siccome non abbiamo neanche dimestichezza con le telecamere, facciamo una cosa: te guarda quella là, io guardo questa. Ok, guarda, così no, siamo laggiù. Allora, te guarda là, che io guardo lì. Okay, ecco, ok, vai. Adesso tocca a me. Allora, quindi questa sera veramente quattro cantanti bravissimi, di cui andiamo subito ad elencarvi i nomi. Giuseppe Sterlaccio. Eccolo. Vai. E poi Mattia Tacchini. Lucrezia Fabbri. Gianmaria Rossi. E questi sono i quattro finalisti che se la sono giocata veramente a colpi di ugola contro ben 42 cantanti, e loro quattro ce l'hanno fatta ad approdare qui in finale.
E allora, vogliamo subito andarvi a dire quelli che sono i metodi per poter far vincere il vostro cantante preferito. Beh, allora, innanzitutto abbiamo la possibilità, vi diamo la possibilità a voi da casa, ma anche a voi qui in studio, di poter votare colui o colei che in un qualche modo voi preferite. Come? Beh, semplicemente componendo il 334-3922-995. Esatto. Mi è spaccato una capsula. E digitando il nome del vostro cantante preferito darete a loro la preferenza. Ai fini della votazione è chiaro che votando diciamo, il cantante preferito darete a lui la preferenza. Non fare però. Mio nonno che mi dà. Ai fini della votazione da ogni sms si può mandare soltanto un voto per cantante. Poi tutti gli altri sms possono essere commenti, barzellette, quello che volete. Ma ai fini della votazione da ogni numero di telefono un voto. Esatto, vedete la grafica, invio un sms al 334-3922-995. Ma! E cosa vincerà colui o colei che avrà la preferenza da casa? Il premio preferito dei carcerati, ovvero fuga dalla città, ovvero la possibilità di soggiornare un weekend in un bed and breakfast, un agriturismo, esatto, offerto dal Crocevia dei Viaggi! Che tra l'altro... Scusate, rientriamo in studio! Che tra l'altro allora, stasera abbiamo qua. Scusa, ecco... E dovete fingere più entusiasmo perché lo sponsor è qui. Allora, dicevo... Vuoi fare un viaggio bellissimo? Vuoi fare una fuga dalla città? Vuoi fare un viaggio che rimanga indelebile nella tua mente? Ti piacerebbe strafare per una sera? Allora... Vai al Crocevia dei Viaggi! Di più! Di più! Ok, mi piace perché la TV è TV Verità e noi ne siamo primi promotori. Esatto. Grazie. Ma il Crocevia dei Viaggi è anche protagonista del primo premio, perché pensate un po', uno di questi quattro cantanti lo impacchetteremo, esatto. Lo spediremo a Barcellona ad assistere niente po' di meno che al concerto dei Muse! Pensate, è tutto pagato, soltanto le brustoline, i popcorn, quelli se li paga a parte. Allora, sempre ovviamente offerto dal Crocevia dei Viaggi, ma colui che vincerà, grazie al voto della nostra giuria, non solo potrà andarsene a Barcellona, ma avrà la possibilità di andarsene in studio di registrazione, fare un bel brano inedito, comporlo, oppure lo compongono loro dello studio. Peraltro abbiamo qui questa sera anche lo studio di registrazione, ma poi lo andremo a presentare tra poco. Che non è un camper di fuori. No. Eccolo lì, abbiamo dato un'anteprima. La possibilità quindi di andare in studio di registrazione, produrre un proprio singolo, un brano inedito, e poi dopo alla promozione ci pensiamo io e Fabio, tranquilli. Se andremo in giro con i camion, con i cartelli, con la faccia esatto, di cantante. No, verrà promosso dalle nostre reti radio-televisive. Ma come si chiama lo studio di registrazione che farà tutto questo popo di roba? Allora, signore, attenzione, vi raccomandiamo per la nostra incolumità, fingere sempre entusiasmo per Merlin Digital Studio! Allora, vuoi fare il cantante? Vuoi fare l'artista profetico? Vuoi incidere un brano ma non ce l'hai mai fatta? Il tuo masterizzatore si è bruciato? Esatto, fai pure schifo a suonare e a cantare? Non ti preoccupare. Perché ci pensiamo noi, perché con la macchinetta di Merlin Digital Studio anche la tua voce banale e incompetente diventerà meglio di quella di Naomi Campbell. Così, andava a quella. Che come tutti sanno ha una voce veramente incompetente. Bene, allora ringraziamo il nostri sponsor. Sì. Ma chi è che decreterà il vincitore finale della nostra super trasmissione? La nostra giuria! 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 Buonasera a tutti! Eccoli qua! Allora, buonasera Alex Farina! Buonasera, ciao a tutti! Tutto bene? No, perché di solito eravate abituati nella vostra stanzetta di 2 metri quadrati
assolutamente protetti in termini di incolumità sia dal pubblico che dai cantanti. Questa sera siete nel bel mezzo dell'arena. Beh, però si sta bene, c'è un po' di calore, un po' di movimento, quindi... Ah, ci hanno fatto anche un cartellone. Scusa Andrea, ti chiedo la linea dall'altra parte dello studio perché c'è un messaggio, un cartellone un poco ruffiano. Non so se, guarda qua, complimenti agli opinionisti e alla giuria per la sua professionalità e ironia, mi sembra... E allora Fabio, Fabio, chiedo a te la linea, perché anche da quest'altra parte, guarda, sono qui, anche da quest'altra parte del pubblico c'è Strafactor e Anacleto, Alex e Silvia, giuria di qualità, che sviolinate, tra poco anni. Esatto. Che sviolinata! Una vera giuria doc, direi. E allora andiamo a sentire invece la nostra quota rosa, Silvia Stefanini, come se la sta passando. Benissimo, io sono molto tranquilla. No, no, peccato che loro conoscano la targa della tua autovettura. No, esatto, peccato che non abbia la macchina Silvia questa sera. Stefanini ha una Fiat punto gialla, la riconoscete subito perché gialla ce l'ha solo lei, ok? Esatto. Giusto? Giusto, sì, sì. Esatto. E poi abbiamo il nostro Anacleto. Anacleto, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, ehi, ciao. Ormai sono... Gli incitamenti. Mi conoscono per nome, sono rovinato, perché davvero, se a lei la seguono che è gialla, da me mi conoscono. Anacleto, sta tranquillo, ti conoscono anche per cognome. Andiamo bene, avanti. Bene, allora, bene. E poi questa sera si andrà ad unire alla nostra giuria di qualità anche il titolare del nostro studio di registrazione, colui che si chiuderà in studio di registrazione assieme al nostro vincitore di Strafactor ed andrà ad incidere questo brano inedito. Quindi un orecchio particolarmente attento, quello di... Buonasera, Antonio Patanè. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera Antonio, a te un compito, anche a te il compito di andare ad ascoltare i nostri cantanti e sentire un po' e dare il tuo giudizio per quella che sarà la voce più stra di tutto il concorso Strafactor di quest'anno. Ce la metterò tutta, guarda, io li ho già sentiti via web perché non potevo essere presente tra voi, però un'idea già me la sono fatta, ma stasera sono curioso di vederli proprio dal vivo, per cui in bocca al lupo a tutti. Bene, grazie. Questa allora, è la nostra giuria, sì. Abbiamo il premio Pelle Nera. Abbiamo il premio Pelle Nera, grazie alla nostra paginetta di Facebook potrete votare il cantante preferito e chi avrà più preferenze grazie a Pelle Nera potrà sottoporsi a un trattamento abbronzante offerto appunto da Pelle Nera di Savignano sul Rubicone. Esattamente, e allora direi che gli ingredienti li abbiamo assolutamente messi in campo tutti, avete capito? Sì? E allora vai con la scheda cantante. Yo! Strafactor. Allora, bravo, ci sei piaciuto, vattene, hai già rotto. Ci siamo scordati. Ci siamo dimenticati dei nostri opinionisti. Sì, sì. Cioè, avevamo effettivamente tutto il discorso. Infatti ci hanno bussato da dietro, perché loro si nascondono dietro le nostre spalle. Se ne sono avuti un po' male. Nostri... Sì, perché loro, noi normalmente eravamo abituati al collegamento con il circolo Acli, a puntare le parabole, averli dietro ci infastidisce anche un po'. Però... Allora guarda, spostiamoci un po' perché abbiamo i nostri opinionisti! Eccoli qua! La Sandevola! Solo da questi piccoli gesti si capisce che siamo una banda di incompetenti. Grazie okay. per dare lustro alla trasmissione. E comunque sì, il circolo Acli mi manca molto perché andiamo a Remon, qua ogni niente a mangiare. Invece non do storia a te bara, ma ogni mezza. La vera, la romana la sprepareve. Oh, la romana la sprepareve cunei. Loro allora, portavano i ciccioli. Allora guarda, visto che abbiamo parlato di bar, ringraziamo la signora romana per averci ospitato. Ne facciamo un grande applauso alla romana. Buonasera Dibla. Buonasera a voi, mi sembra molto giusto ringraziarla e salutarla. La cosa che mi piace tanto di Gianni soprattutto è che in tutti questi puntate di Strafactor non ho ancora capito che deve guardare la telecamera quando parla e anche prima da dietro gli facendo guarda qui. Il professionismo in un solo uomo. Un applauso per Gianni. Bravo, il Gianni.
Paolo Giovannetti, anche a te buonasera. Allora, buonasera, buonasera a voi. Ecco, allora, perché mi hanno detto che la telecamera è di qua. No, di là, no, di là. Paolo di là, è dall'altra di là, parte. Aspetta, di là. Allora, dipende anche con che occhio lo guardi. Inizio subito facendo vedere il lato migliore di me. No, ma come? No, ecco qua. E volevo dire anche un'altra cosa, è una comunicazione di servizio, che in realtà il primo premio, quello il viaggio a Barcellona, è in un aereo cargo, quindi chi vince, mi raccomando, state attenti un po', cioè, anche perché ci sono 30 gradi sotto zero quando va su a 12.000 metri. E i chiodi li mette Paolo, quindi fate un po' quindi voi. State a court. Bene, grazie, bene, grazie, bene. Grazie. Allora ringraziamo i nostri opinionisti. E allora, come se ancora non l'avessimo chiamata... Allora aspetta, aspetta. Sì. Via lo stravoto, da questo momento si può votare per tutti quanti, i nostri cantanti. Ecco, allora, arrivano botte come se piovessero. Ok, ok. Mattia, allora, Mattia Zanchini, Gianmaria Rossi, Giuseppe Sterlacci, Lucrezia Fabri, sono pronti? È arrivato il momento di dare inizio alla gara con la scheda cantante. Yo. Strafactor. Eccolo qua, eccolo qua. Buonasera, buonasera. Giuseppe Sterlaccio! Allora, Andrea, guarda. Allora, Andrea, va. Scusa Andrea. Allora, scusa Fabio, una comunicazione di servizio. Avevamo detto meno entusiasmo, grazie. Allora Andrea, scusa, ti chiedo un attimo la linea. A te la linea, grazie. Fabio. Grazie. Intanto volevo ringraziare Giuseppe che ha messo una maglia ruffiana con scritto Andrea e Fabio sulla maglietta. Ecco, sì. Allora guarda, qua ci sono i fans di Giuseppe, guardali qua come sono carichi. Tra l'altro guarda, abbiamo anche qua un cartello inneggiante Giuseppe. Bene. Allora tra l'altro c'è tutta la famiglia di Giuseppe, magari se vuoi chiedere lustri a Allora a Giuseppe. Chiediamo chi sono loro? Allora, la mia morosa, la mia suocera e tutti i miei amici. Carissimi. Allora, perché la suocera non ha alzato la mano? Ah sì, ok, perfetto. Niente, è una sedicenne, okay. È impossibile che sia sua suocera. Gli altri sono tutti amiconi. Benissimo, allora dopo aver conosciuto i tuoi simpatici amici e tutta la tua famiglia, vogliamo chiederti cosa è cambiato per te dopo l'enorme successo ricevuto grazie a questo incredibile concorso che non so neanche come descriverlo, insomma parliamo del karaoke che tu fai normalmente quando vai in giro. Sì, a parte che tutti quelli che sono qui, la maggior parte li ho tutti conosciuti nei miei karaoke. E niente, mi fermano per strada, dicono: ma tu sei quello bravissimo in quel programma meraviglioso. E purtroppo. Guarda, tutti volte... dietro stanno ridendo, non so perché. Guarda, c'è esatto. C'è anche un messaggio: vai Beppe, vinci per noi. Magari l'ha mandato qualcuno degli amici qui in studio, chissà. Ecco, vedi, l'abbiamo trovato, l'abbiamo beccato. Esatto. No, anche perché effettivamente c'è talmente tanta gente in studio. Che secondo me a casa nessuno ci sta guardando per televisione. Esatto, credo perché... che il nostro pubblico è qui. Cioè non. E basta. Ascolta, la facciamo così: spegniamo le telecamere, tanto facciamo la roba in casa. Allora, vediamo un po', facciamo un sondaggio, vediamo chi sono gli amici che fanno karaoke con te qua. Alzino la mano i karaokisti. Bene, tutti. C'è anche tutti gli amici per sé. Anche Paolo Giovannetti va a fare benissimo. Allora, è una cosa meravigliosa aver scoperto quanti fans hai. Allora, cosa ci canti questa sera? Allora, questa sera vi canto una canzone, una delle mie, dai. Una un po' divertente. Radio Conga dei Negrita. Ah, sono la famosa canzone di Toro Seduto. Ok, Radio Conga. Allora, guarda, Giuseppe, ti puoi accomodare nello Benissimo. Studio 3. Vuoi esatto. Guardare la telecamera 48? Vattene, amore. Mio barbaro invasore, credi di no... Allora, è arrivato il momento... Cos'è questa inquadratura a piena faccia in 16 noni? È una cosa raccapricciante. E allora, cari ascoltatori da casa, ma probabilmente ci starà seguendo solo mia moglie, perché la tua è qua, guarda, quindi... È bella l'inquadratura faccia a faccia. Non ci stiamo esatto. In uno schermo a 57 no, no. Pollici, guarda. Guarda che... Cioè, guarda... Peraltro io ho proprio il viso snello. Sì, è vero. Che nel 16 noni mi sgraffia proprio. Potresti fare lo sponsor di Vita Snella, è vero? Sì, sì. Sì, sì. Allora, vai con Giuseppe Sterlaccio con Radio Conga. Conga!
Carimbo ciambo bora, Leo tu de cane sana, Carimbo bora, Leo tu de cane sana, asente sana, Icho, asente sana, quanto costa pala, avada quanto cante sana, olele, pariva magazine, olele, pariva magazine, Luca, asante sana, Icho, vivi stia più penda, wewe. Meritavi di più, ma adesso so, al rientro da uno spot, abiti dentro a una favela, finita l'era di Eldorado, del piano B tu non sei convocato, e canta d'amore la radio, amore per chi, le rockstar vestono chic, e il vetro è sempre più oscurato. Va dall'arena, salza un canto, niente paura, qui va tutto bene. È in onda Radio Conga, dal centro della giungla, c'è qualcuno là sopra. No vittoria, ma vanagloria, and the party's over. Olele, pariva magazine. Olele. E ora tu ti chiedi chi sei, cosa farai, piangi stretto al tuo bonsai, mentre intorno avanza il fuoco, le certezze di una vita via, come acqua tra le dita, come acqua tra le dita. Ma se senti che non sei da solo, anche se il cielo è scuro, cerca un raggio e prendi il volo, su questo mondo desperato, che nel dorado sei quello che hai, ma non ti basta mai. Su Radio Conga, dal centro della giungla, c'è qualcuno là sopra. Mayday, mayday, non vittoria, ma vanagloria, and the party's over. Olele, olele, arriva magazine. Olele, olele, pariva magazine. Olele, 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 olele. Se c'è tensione, sicura con i tratti, qualcuno muore, pazienza siamo in tanti. 3-5 errore, spariscono le prove, e la prigione è solo per chi ruba. Poi il lavoro nero, pagato con denaro nero, nera la rabbia, nera la stagione, nera la fame, nera la rivoluzione. L'Africa nera è solo a 4 passi da qui. L'umore nero si cura con il bianco, cura di bamba come l'aspirina, palla di bamba pure la velina, icona d'ossa, pelle e silicone. Il calciatore dice che il pallone è tondo, il presidente dice di cambiare il mondo. Nessun futuro, nel mio futuro non c'è futuro. Siete su Radio Conga, dal centro della giungla, c'è qualcuno là sopra. No vittoria, ma vanagloria, and the party's over. Asante sana, Icho, asante sana, Kesho con la pana, Habana con la cara sana. Olele, olele, pariva magazine. Olele, olele, pariva magazine. La vita, le grida, Icho, che sfida, bella wewe. Se non vuoi, come io, se non vuoi, come io. Luca, guarda sta luna, come luca le ombre stasera. Se non sei, wallo wallo, se non wallo wallo. Cupenda Giuseppe Sterlaccio, guarda il tuo falso. Allora
Giuseppe, cos'è stato cantare? Guarda, ti do il microfono innanzitutto. Cos'è stato cantare col coro dell'Antoniano qui dietro che ti sosteneva? È da rifare. Devo dire che si senteva più lei che... Scusa, le è uscito uno sputazzo che ha... Com'era il pezzettino? Era Mayday. Com'era il pezzettino Mayday? Dagli il lancio, vediamoli, sentiamoli. Siete su Radio Conga, dal centro della giungla, c'è qualcuno là sopra. No, Vittoria. Quanto l'avete provata sta scenetta patetica? Mai, giuro. Mi si sarete visti a casa tua. Chissà del Tonga quanto... Tonga. Mi piace Giuseppe perché il cioè, e peraltro io sono alto, cioè sono alto. Insomma, adesso non vorrei però. Alto è una parola grossa. Alto è una parola grossissima, però questo è il famoso canto di testa. Sì, esatto. Ma vediamo allora, cosa ne pensa la nostra giuria del tuo canto di testa, del tuo canto di testa. Va, voi giuria! Allora, vediamo un po' chi inizia. Anacleto. Tocca sempre a me. Ecco la botta. Allora, la botta? È arrivata. Anche se abbiamo lo studio grande, la botta c'è sempre. C'è sempre. Allora, devo ammettere che stasera sono un po' in difficoltà, perché non capisco bene se giudicare il cantante o i coristi. Era talmente... potente dietro la risposta, ma a parte gli scherzi, vorrei fare il pelo nell'uovo però stasera, perché è la finale. Siamo a linea verde, vai con il pelo nell'uovo. Sentite, devo essere serio o no? Noi assolutamente sì. Tu fai il serio. Allora, parto dalla parte positiva. Uno, la scelta del brano sicuramente questa volta è giusta anche per le tue caratteristiche, si vede che ci hai lavorato. Fa anche piacere perché vuol dire che abbiamo fatto un cammino insieme e anche quello, no? Che abbiamo detto noi nei nostri pensieri, l'hai accolto e l'hai messo in pratica. Quindi indiscutibilmente bella la canzone, insomma bella. Un pochettino sentivo l'intonazione che ogni tanto scivolava, cioè ci arrivavi, però era un portamento che è un po' tipico di... quanto si canta molto anche sul karaoke, perdonami se ti dico questo, perché è una caratteristica, no? La nota la pensi dopo, non la pensi subito, chiaramente c'hai musicalità, c'hai orecchio, quindi ci arrivi, però non è subito immediata, ecco. Però in generale è una buona esecuzione. Grazie. Grazie Anacleto. È arrivato il momento, della nostra quota rosa, Silvia Stefanini. Allora... e anche secondo me hai cambiato molti stili, quindi molte canzoni, però questa secondo me è quella più adatta, e se ti sei trovato a tuo agio, si vedeva che sei abituato a cantare. Sì, anche io ho sentito qualche imperfezione, però sei anche il primo della serata, quindi dai, ti diamo un attimo. Bravo. Però una discreta esecuzione. Grazie. Vediamo poi nell'altro brano. Grazie Silvietta, e passiamo, lo dico dopo il nome e il nomignolo, Alex. Ciao Giuseppe, allora tu ci hai deliziato di un sacco di cose particolari, belle scelte, però secondo me questa sera hai fatto la scelta giusta, nel senso hai valutato qual è il tuo mezzo vocale e hai fatto la canzone secondo la tua possibilità, che spesso non è stato così, ma ti sei comunque sempre arrangiato tra virgolette benissimo, quindi stasera ti ho proprio sentito, credo che proprio il tuo genere, la tua canzone, quindi ti faccio i miei complimenti, e poi abbiamo scoperto che sei proprio di anima rock. Grazie. Allora a questo punto la palla alla new entry, al nostro Antonio Patanè. Allora, complimenti intanto, perché io confermo tutto quello che è stato detto, perché in realtà sì, ci sono queste impressioni, però la cosa più bella è che ti stai divertendo quando canti. Bravo, lo trasmetti, capisci? Allora, a me arriva di più quello, non mi interessa se la nota poi non è giusta. È vero che il pezzo era proprio adatto al tuo modo di essere, di cantare. Devi crederci di più, però. Sì. Ma è stata l'emozione che mi lo so, infatti che ti prego. Comunque troppo... bravo, complimenti. Grazie, gentilissimo. Bene, allora ringraziamo i nostri giudici, che ovviamente, essendo la finale, loro questa sera devono essere particolarmente inflessibili. Soprattutto qui abbiamo i migliori, quindi dai migliori ci si aspetta sempre un qualcosa di più. Ma è arrivato il momento di lanciare la linea al pubblico, anzi in mezzo al pubblico, ai nostri opinionisti. Buonasera. Allora... chiedo scusa, ma esco adesso da un'importante riunione di gabinetto. No, ma
Come? È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ok. Allora, io dicevo, dove c'è Beppe non può mancare il nostro fantastico due. Perché sono due. Perché sono due e stasera sono due. Allora, se ci spostiamo un attimo verso la mia destra, ci sono Imma e Cettina anche questa sera, ecco qua. E fra l'altro, attenzione. Qual è stato il commento, Paolo? Perché stasera faranno un commento in diretta sulla performance. Quindi sentiremo le loro voci, vuoi esattamente. Dire? Esattamente. Fantastico. Attenzione. Hanno detto... Uno sketch tristissimo. Allora, non so se stavano rispondendo alla domanda: no. Ti sono piaciuti? Ti è piaciuto Giuseppe Sterlaccio? O stavano rispondendo al no, non parlo? No, comunque perché sono sicule. Ok. Nel frattempo è arrivato un voto dalla Spagna per Giuseppe. I miei cugini, che saluto. I suoi cugini Paella e Sagria. Claro. Ovviamente sono sempre esatto. Brilli e Tinky. Credo più sangria che altro. Volevo fare i complimenti a Giuseppe, mi hai ricordato tantissimo Naomi Campbell, quindi veramente well. Veramente bravo. Però mi scoccia che tu abbia fatto la pubblicità a un'altra radio, perché non va bene. È che... mi dispiace, no. Però con questo entusiasmo sempre, intanto voti a messaggi anche da esatto, Torino. Esatto, voto Giuseppe Sterlaccio, grande Mari Torino, che è la sorella. Ormai abbiamo conosciuto tutta la famiglia. A proposito, devo salutare Marco, mio cognato, che se no mi ammazza, è più grande di me lui. Ciao Marco! Ciao Marco! Più alto ciao Marco. Di lui. Marco, sei il miglior tifoso che abbiamo avuto. Ti vogliamo bene. Bene. Chi è rimasto? Intanto, è rimasto il nostro Gianni. E intanto che cantava Sterlaccio, sembrava che tutti fossero con te, ma meno due persone, cioè dietro di te, dove c'è quel che cartello verde... C'erano due che limonavano mentre tu ma cantavi. Come? No! E c'era anche Gianni, non si dicono queste parole, non si dice anche... due. E c'era anche Clark Kent che era pronto a intervenire. Dov'è Clark Kent? No, eccolo qua. Se avessero esagerato lui. Ascolta, ma tutti dicono che Clark Kent, lui è Peter Parker, l'uomo ragno, è Peter Parker. È un ibrido. Tra l'altro poco sopra c'è anche uno che è vestito da cameriere hai una comunione domattina? Ce l'hanno no, con te, no, chiedono se sei vestito da cameriere o no, hai una, quello è il mio una comunione personale. Ha detto esce da una serata di gala. Ok, allora per me del Martini, grazie. E comunque sia, io sono con Sterlaccio. Sì. Meglio Radio Conga che Radio Icaro Rubicone. Dai. No, ma come? No! Non si dice. Allora, no, lo licenziamo. Allora ti ricordo che sul prossimo mese in busta paga avrai scritto zero. No, basta che non mi hai toccato i ciccioli, me non mi frega niente. Allora riprendiamo la linea e ringraziamo ancora Giuseppe Sterlaccio. Grazie a voi. Bravissimo. E allora andiamo avanti con il è arrivato corrente. Il momento di chiamare insieme a noi il prossimo concorrente grazie alla scheda cantante. Scheda. Strafactor. Allora, Lucrezia Fabbri! Devo dire che questa è... Allora, Lucrezia, cosa stai ridendo? Cioè, non c'è niente perché, da ridere. Esatto, sei ridi. Arrivata no, che eri perché... tesissima. Sì. Lo no, sei ancora? Non so dove guardare. Lì, allora, okay. Tu te fai una cosa. Allora, tu, Andrea, guarda là. Tu Lucrezia, guarda sì, quella io là. Guardo questa. Io guardo quella. Ecco, faccio così. Vai, perfetto. Ciao, Lucrezia, come stai? Io bene. Voi? Hai del pubblico presente qui con te? Hai del pubblico? Sì. Ma come parlo? Hai dei fans qui nel pubblico? Sì, sì. Dove sono? Dove sono? Dietro. Dietro. Guardiamo, dove folk. Sono? Sono là. Aspetta, non so, c'è un messaggio un po' hot. Vai, Topa, spaccali tutti. Poi c'è strafatti di Lulu no, c'è moi. Il più bello No, il più bello è quello dietro. Vai Lulu, dacci un la. Un la la. Dai, vai Lulu, dacci un la la. Ok, parole a caso, sì, grazie. La la. Cosa vuol dire la? Dacci un la. No, hai presente quando no. Si dice prendi la nota, dacci un la. La. Perché allora è la la? Lulu, dacci un la la.
Allora c'è anche... Ok, guarda, vieni con me, andiamo a parlarne qua dietro. Conosco un ragazzo che... Ci sono tutti i Teletubbies, Lala, Pinky Pinky, Lula, un po' tutti. Cosa ci canti, cara Lucrezia? Alleluia. Beh, alleluia, che canta. Alleluia. Dopo ci sarà anche l'offertorio. Allora, No, subito dopo c'è Resta qui con noi, il sole scende già. Okay. Allora, perché da casa ti devono votare? A lei facciamo sempre questa domanda, esatto, che non so perché, cioè, non te la sei ancora preparata, perché non l'ho ancora capito. Perché, Lucrezia, perché da casa devono votarti? Perché mi piace cantare, mi diverto e... E vorrei andare a vedere i Muse a Barcellona. E poi la canzone, cioè, la canzone. Sì, perché guarda, c'era Antonio da dietro che ha sgranato gli occhi. Mi sto arrampicando su. Vorrei andare a vedere i Muse e anche incidere la canzone. Anzi, scusa Fabio. No, perché ci terrei, perché vorrei incidere una canzone con i Muse. Cioè, no, potrebbe essere proprio l'epilogo. Per esempio, qual è la tua canzone preferita dei Muse? Anche questo piccolo grande amore. Quella delle medie. Plug and Baby. Ah. Newborn. Plug and Play, sì. Newborn. Wizard. Sì. Daitan e Batman. Vabbè, benissimo. Dai, sono un sacco. Va bene, va bene. Allora, Lucrezia, sei pronta? Sì. Allora, puoi andare nello studio 7, dove c'è il microfono 8 che ti aspetta, per cantare la canzone della traccia 6 del tuo CD. Grazie. E allora, vi ricordiamo che... grazie al voto da casa al 334-3922-995 potete votare il vostro cantante preferito e dare la possibilità a lui o a lei, visto che c'è anche una lei questa sera, di poter accedere, non di poter accedere, scusa, ormai mi ero ormai talmente non accede più a niente, siamo non accede più a niente, no, al capolinea. Vince direttamente quello che è il premio Fuga dalla città. Vi ricordiamo non solo di votare attraverso gli SMS, ma di andare anche nella nostra pagina Facebook per votare il premio Pelle Nera, cioè fatelo nero, fate nero il vostro cantante preferito. Perché? Perché votandolo sulla pagina Facebook gli darete la possibilità di farsi una bella lampada abbronzante. E allora la nostra Lucrezia è prontissima, facciamogli un grande applauso con Alleluia. David playing, I'm pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight odor through ya. She tied you to her kitchen chair, she broke her throne and she cut your hair, and from your lips she drew this thank you.
Brava, brava, brava. Bravissima Lucrezia Fabbri. Cioè, allora è qua Lucrezia che ancora sta ansimando. Allora, come allora guarda, c'è gente con dei fiori finti. Aspetta, no, cosa sta succedendo? È un fiorista mio babbo. Allora attenzione, c'è babbo è un fiorista. C'è una carambata. Allora non so, guarda Fabio, spot. Ci sono dei fiori per noi. Allora vieni pure, vieni pure. Abbiamo un mazzo di girasoli e come un girasole gira in tutto intorno a te. Allora, esatto. Guardate. Una cosa. Guarda. Ascolta, Paolo, smetti la musica di sottofondo. Bravo. Una bella. Allora, che bei fiori, che bei fiori. Sei contento? Cosa... No, sono veri però, eh. Oh, so che sono veri. Cioè. No, no. Benissimo. Dubbio, facciamo pubblicità al babbo. G&G Garden di Forlì. Benissimo. Allora, vuoi un mazzo speciale? Esatto. Allora, la palla alla nostra giuria. Andiamo con Anacleto Gambarara. E stavolta la botta l'ho sentita. Eccola qua. Ha fatto male? No, a posto. Senti, io più che ti chiedo una cosa prima di esporre il mio pensiero, anche perché non mi aspettavo di fare l'inizio e invece stasera mi ha detto no, parti sempre tu. T'hanno fregato stasera. Non ho scritto niente, però comunque quello che ce l'ho pronto. Okay. Perché hai scelto questo brano? Allora, è molto importante, sì. Perché da cosa no, mi io dire è un, tu io... è un brano che ho sempre provato, sì, ma non ho mai avuto il coraggio di cantarlo, perché è un brano importante e ci vuole un po' di, diciamo, fermezza nel cantarlo, nel senso che è un brano che mi emoziona molto. Ok. E quindi a volte magari rischio di esagerare, anche nella casa quando lo provavo magari i vicini bussavano, no, nel senso di strafare, siamo strafatti, esatto. Quindi dopo mi sono decisa di portarlo qui e l'ho cantato. Come pensavo l'avesse scelta perché la colonna sonora del film di Andrei a Shrek, tutti mi hanno detto così, ma cosa canti, alleluia, ah, quella di Shrek, lo so. No, vabbè, esatto. È un po' più importante però allora niente, detto questo, allora ti riconfermo sicuramente la scelta anche di averti portata in finale, no? Che c'è l'intonazione, c'è una bella musicalità, c'è una dinamica della voce. Mi aspettavo ancora qualcosa di ricercato, ti dico la okay. verità, la domanda sì, era sì. tendenziosa, era per questo, perché volevo capire se era solo perché essendo un brano famoso uno cerca, no? Dice vabbè, vado sul sicuro, invece tu addirittura al contrario la senti come un rischio, quindi sì. è molto importante questo. E allora, vabbè, allora l'applauso te lo faccio. Grazie. Grazie Anacleto. Pensa Silvia. No, dicevo, sì. pensa Fabio, addirittura il giudizio poteva cambiare a seconda della risposta e non della performance, quindi siamo proprio ad altissimi livelli, esatto. stasera. Siamo Silvia Stefanini. Allora, Lucrezia, io riconfermo tutto, nel senso che tengo anche conto delle altre volte di quelle cose. Anche io ti aspettavo magari su un brano un po' più particolare, perché ti ho sentito in altri ambiti, e però naturalmente sei bravissima, cioè il tuo timbro di voce, anche come svisi, come fai questi, come la interpreti proprio la canzone, cerchi di farla tua. Questo qui a me piace molto. Ti aspettavamo, sai, con una sì. cosa un po' particolare, però va benissimo anche questa. Ok, grazie. Bene, bene. Alex Farina. Allora, ciao Lucrezia, sì, mi unisco un pochino a quello che hanno detto loro. Ti ho trovato più positiva e più interpretativa, però probabilmente la canzone ti ha penalizzato perché hai avuto un pochino troppe imperfezioni nei passaggi e nelle parti alte, ma questo sì. ce l'eravamo già detti. Però ti ho sentito, quindi con un po' di studio continua così che puoi avere una buona carriera. Grazie. Ed ora la palla ad Antonio Patanè. Va bene, vado. Allora, io volevo sapere, non so dove guardo di qua. Io volevo sapere intanto quanti anni hai. 20 il 16 maggio. Perché la scelta della canzone, lo dicevi te, era rischiosa. Sì. Era rischiosa e secondo me sei ancora un po' immatura,
per interpretare una canzone di questo tipo qua, ma non perché vocalmente non riesci, perché il timbro, come dicevano loro, è bello. La tecnica chiaramente va maturata, va studiata. Quello purtroppo chi decide di fare musica deve studiare fin quando non smette di fare musica, e quello è assodato. Però secondo me hai rischiato veramente tantissimo, perché è una canzone che deve essere proprio maturata dentro. Non è triste, è profonda, capisci? E allora, se la tua vita ancora non ti ha dato la possibilità di vivere anche emozioni forti, per cui poterle tirare fuori dentro questa canzone qui non viene fuori come si deve, scusando le ripetizioni, che sono emozionato pure io, non è così tutti i giorni. Secondo me ci devi lavorare tanto, proprio perché sei brava. Grazie. Complimenti. Guarda, se poi, quando hai detto che il tuo compleanno è il 16 maggio... Sì. Cioè, il 16 maggio sono nati un sacco di cantanti, sì, importanti. Anche è nato Fiorello, La Pausini, Baglioni, sì, mio cugino. Esatto. Un sacco di gente importante. Guarda, guarda. Vorrei fare la sintesi di quello che ha detto la giuria. Per fare questo brano non hai ancora sofferto abbastanza. Ti auguriamo di soffrire di va più. Bene, così grazie. Il prossimo anno. Sto scherzando. No, no. Allora, palla al nostro gruppo degli opinionisti. Sì. E beh, siamo qua nell'ala destra. Dove sono? Dove siete? Ah, sono qua, Tanvica, sono qua. Eccolo. Fatta roba. Allora sono con il babbo di Ilaria Fabbri. No. Ilaria Fabbri. No. Sì. No, Lucrezia. Scusa. Lucrezia. Volevo vedere se era attento perché era un po' andiamo distratto. Andiamo con mio caso intanto. Cos'è che hai deciso mangiamo sta ragazza? Tutta roba buona. E anche per me la magna di Celta Cemia. Marcantex e Ben. Comunque, complimenti per Ilaria, perché è Lucrezia, stata veramente... non fare come mio nonno che dice Ilaria il nome di tutti i nipoti, dai. No, purtroppo il problema è che avevamo una Lucrezia Fabbri e una Ilaria Fabbri, e quindi ogni tanto facciamo confusione. Quindi, dovessi anche vincere, lo daremo ad un altro il premio. Mi sembra giusto. Io mi accingo a fare i complimenti appunto a Giovanna, come abbiamo detto, e visto che lei ha cantato Alleluia, io direi che possiamo scambiarci un segno di pace. tutti insieme, dai, forza, facciamolo, perché alziamoci, facciamo. Non siete collaborativi, però non è bello questo. Io lascio la parola a Paolo, perché è più collaborativo. Allora, io volevo dire una cosa al volo. E poi volevo lanciare l'angolo della cultura, che in questi programmi qui, cioè, terra a terra serve sempre. Ma come terra a terra? Terra, forse anche peggio di terra. No, terra. Però insomma, no, per così per... E sbombiamo qua di in amicizia. Ecco, volevo dire, io pensavo che non ci fosse peggio ad Anacleto. Invece, secondo me, il quarto giudice, cavoli, si difende bene, anche lui, complimenti. Io pensavo che con Anacleto avessimo proprio toccato il fondo. E invece no, al peggio non c'è limite. Allora, se... adesso facciamo l'angolo della cultura, giustamente, perché noi sì, qua abbiamo l'incontro con l'autore. Adesso sì, intanto pisto quei tessetti, 5 giubbotti. Ecco, tanto questo qua, è il tappeto musicale via, ideale, ecco, per l'angolo della abbiamo cultura. Abbiamo stasera l'angolo della cultura e c'è cosa l'incontro con l'untore. Eccolo qua. È il grandissimo, il grandissimo. Sì. Riccardo Ugolini. Sì. Che presenta ah, ecco, il suo primo libro e probabilmente ultimo. No, ma come? Che si intitola, sì, perché sì, sì, no, sicuramente dalla foto che c'è dietro l'ultimo. No! Eccolo qua. Si chiama Vita Mia. Lapidario, e allora adesso noi, in segno di amicizia, come nelle migliori partite di calcio, ci scambiamo i gagliardetti. Ma come? Ecco qua, perfetto. Un applauso a Riccardo Golini. Grazie, grazie. Allora... Ah, mi dice che lo possono trovare nei migliori autogrill. No, come? Possono trovare, allora lo potete trovare a Sant'Arcangelo in piazza Canganelli, lunedì con la giornaleria, più in una libreria in via San Cisio, sempre a Sant'Arcangelo. Ah, e bene, 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 bene. Bene, bene, benissimo. Allora noi, cari opinionisti, vi ringraziamo. È arrivato il momento, cara Lucrezia, siccome c'è tanta gente che lavora dietro questo programma, ma soprattutto gente che guadagna fior fior di quattrini per riuscire a creare con tanto programma. E allora fallo tu. La pubblicità! Vai! La
La terra e il sole ci regalano tutto quello di cui abbiamo bisogno. Per quello da noi trovi solo prodotti naturali. Terra e Sole, il più fornito negozio di alimenti biologici, prodotti di erboristeria e un ampio reparto di omeopatia con oltre 7.000 articoli. Vieni a trovarci a Rimini in via Bramante 7 o visita il sito www.terraesole.it per acquistare prodotti biologici di qualità risparmiando. Terra e Sole, quello che la natura ci dona. Per la tua pausa pranzo, per uno spuntino veloce o per la tua cena, Chiosco del Gusto ti aspetta a San Giovanni in Marignano, tra il Riviera Ors e lo stadio, con le sue imperdibili proposte gastronomiche. Chiosco del Gusto, cascioni, piadine farcite, gratinati, erbe di campagna, pizza, spianate, ma anche stuzzicanti proposte della cucina emiliana come il gnocco fritto e partenopea come il casatiello napoletano. Angela e Alice ti aspettano tutti i giorni, con servizio da asporto e consegna a domicilio. Regalati un piacere. Chiosco del Gusto, a San Giovanni in Marignano, in via Stadio, a 50 metri dalla Riviera Ors. Innovazione, qualità, perfezione estetica. Solo quando un infisso ha queste caratteristiche, Bianchini ci mette la firma. Serramenti su misura, installati con la massima professionalità. Alta qualità e 10 anni di garanzia, questo fa la differenza. I nostri serramenti in PVC sono resistenti alle intemperie, massimo isolamento termico, nessuna manutenzione. Bianchini Infissi. Dal 1973, gli infissi di carattere. Vieni a scoprire il Bianchini Point di Rimini, in via Circonvallazione Nuova 153, vicino al centro commerciale Le Befane, aperto anche il sabato mattina. Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico. Viale Ceccarini, Riccione. Banca di Rimini, da 90 anni, il punto di riferimento delle famiglie e delle imprese riminesi. Investi sul tuo territorio. Scegli Banca di Rimini, il tuo risparmio è di casa. Benvenuti in Idrobenessere. Siamo un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di centri benessere. Costruiamo saune, bagni turco, docce emozionali su misura, piscine e idromassaggio spa. Abbiamo un progetto per tutti, per i privati, per gli alberghi, stabilimenti balneari, agriturismi e tutti coloro che hanno bisogno di realizzare un'area benessere. Per il vostro relax, Idrobenessere vi aspetta a Gabizze Mare. Per la tua pubblicità, Icaro Communication 0541 785 785. Strafactor. Ed eccoci. Allora Fabio, ci va veramente di lusso questa sera con il pubblico. E allora siamo di corsa, dobbiamo stringerci. Siamo di corsa. Cantante, scheda. Scheda. Strafactor. Abbiamo qui niente, guarda che rozza, di meno che Mattia Zacchini. Buonasera. Buonasera a tutti. E allora Fabio, vado subito a leggere alcuni messaggi. Matti unico, Matti nel senso di Matti se ne trovano in giro. Poi siamo tutti pazzi per Matti o anche per i Matti, è gente che viene da Imola. Mattia sei essenzia. Niente, sono dei drogati, è un gruppo di tossici. E c'è anche Mattia sei essenziale. Matti con un cuore. E niente, poi c'è Mattia. Andrea, ti chiedo la linea perché anche qua nella dependance dello studio ci sono altri cartelli. Guarda anche Giuseppe Sterlaccio come sportivo, tiene un cartello che ho scritto Mattia, proprio fatto con un acquarello di Giotto. E poi qua abbiamo Mattia, la tua voce, con una foto di Mattia mentre sta facendo la visita dall'otorino. E poi guarda, questa è una chicca, Andrea, guarda. Sì, cosa Andrea, dice? Andrea, Fabio e Matti, follia e pura mania, una roba del genere. Pura gente. E guarda, c'è una foto nostra con Mattia, qui Mattia aveva 12 anni. Ok. Aveva appena fatto la comunione e gli stavamo dando il regalo. Benissimo.
Benissimo, direi che abbiamo veramente colto l'essenza di Mattia e i suoi simpaticissimi amici del manicomio. E allora, caro Mattia, cosa ormai l'abbiamo capito cosa ci canti? L'essenziale? Esatto. Cioè, tanto c'erano essenza, essenzia più o meno in tutte le lingue del mondo. Sì. E allora, Fabio, visto che ti stai sbracciando come un fakiro, a te la linea! Sì, grazie, grazie Andrea. Chiederei alla regia una base love, perché c'è proprio questa ragazza qua, ve la vedi? Vedi sì, lei? la vedo. Ha fatto un cartello molto sobrio, che ho scritto Mattia con cuori a destra e a manca. Esatto. Allora, forse lei lo ama, prova a capire se c'è una relazione sentimentale tra di loro. C'è la base love. Allora, è vero che tu sei la fidanzata di Mattia? Da oggi non più, come no, come no? Niente. Mattia è la tua fidanzata? No. Vorresti che lo fosse? Ha detto di no, e benissimo. Allora scusa, non c'è Andrea, storia. Ti raggiungo perché c'è il cambio di programma. Mattia doveva cantare l'essenziale di Mengoni, invece canterà un pezzo di Masini dal titolo impronunciabile dopo aver sentito l'amorosa. Ciao Mattia, esatto. Come stai? Tutto bene, grazie. A casa tutto bene? Tutto bene. Scusa Fabio, sì. Abbiamo creato un incidente diplomatico. C'è una ragazza che sta tentando il suicidio. Si vuole buttare, esatto. da 15 centimetri di balconata. Guarda, con 15 centimetri neanche ti sloghi un polso. Quindi se vuoi ti facciamo salire sul tetto. Ma chi è? Abbiamo il nostro grande Mattia. Allora Mattia, sì. Guarda la telecamera 37. Allora mi piace perché avete due ciuffi contrapposti. Sembra che qui, esatto. Dentro ci siano delle correnti d'aria. Io mi sono pettinato a marina, lui in montagna. Guarda, siete veramente, esatto. Due gemelli siamesi separati vedi, alla nascita. Guarda, sembriamo Chip e Chop. Esatto, state da Dio. Ma scusa, te che gelusi? Io uso la cera. Io calcestruzzi S.P.A. Allora, ok, usi la cera. Cioè? Sì, esatto, si fa cagare in testa dalle api. No! Vabbè. Allora... Aspetta, c'è un messaggio per te. Mattia, sei bravo, sei bello, sei il nostro sole. Facci sognare, baci, nonna. Oh, dalla grazie. Nonna, addirittura. Sì. Bene. E là la nonna, è là, guarda. Allora, è dietro le quinte. Svelo retroscena, la signora entrando mi fa, ti sei fatto il ciuffo come Mattia. Effettivamente è la stessa cosa, Fabio, che ti ho detto anch'io. Ormai si è capito che lo vuoi emulare in tutto e per tutto e che è il tuo grande mito. È vero. Mattia, cosa ci canti? L'essenziale, sempre come prima, sì, okay. Tranquillo. No, scusa. Non ha ancora pensato di cambiare canzone. Se non mi ricordo dalla bocca al naso. Vorrei dire una cosa però io. Certo. Ecco, io vorrei... è arrivato il Mattia, hai capito? No, voglio che l'avevo promesso. Vorrei Vai. Fare gli auguri al babbo di Peter Parker, che oggi compie 60 anni. Ah! Facciamo gli auguri al babbo di Peter Parker. Auguri. Lex Luthor. Benissimo. Okay. Allora ci canti l'essenziale. Noi ti facciamo accomodare nel frattempo dove dovrai andare a cantare. Verrai microfonato, cimentato e tutto quanto. E insomma, noi vi ricordiamo sempre il numero di telefono grazie al quale potrete dare anche voi da casa la vostra preferenza al 334-3922-995. Esatto. E allora è prontissimo il nostro Mattia. Abbiamo fatto un palco essenziale apposta per lui. 3, 2, 1, Mattia Zanchini. Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro da giocare. Beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra ambire poi la pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me.
accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che e fossero vuote a stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. E mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini e tornerò all'origine e torno a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sete. Tornerò all'origine e torno a te che sei per me l'essenziale. Mattia Zanchini! Mattia Zanchini! Bravo, guardala qua, guardala come cioè, arriva. Veramente lo. Cioè, Gagliardo proprio, eh. Eccolo qua, Mattia, te il microfono. Sì. Guarda i tuoi fans alle tue spalle. Grazie. Grazie. Ma... è andata bene. Guarda, sì, dai, guarda questa piaciuto. Signora come si sta sbracciando, allora, guarda, vedi. Guarda, c'è la mamma. Dopo la mamma, la nonna. Dove... La nonna dov'è? Dove? Alla. La nonna è dietro. Nello sgabbiozzo. Ok, ci siamo tutti. Mattia, sì. Sei pronto? Prontissimo. Perché adesso la palla passa alla giuria. Dai, lancia. Sentiamo un po' e partiamo da Antonio Patanè. Ciao. Ciao. Senti, ma tu che cosa vuoi fare nella vita? Cantare. Il cantante. Sì. Allora ti devo dire un po' di cose. Certo. Alle. Lo so. No, perché guarda, sei bravo. Grazie. Sei bravo, hai una bella voce, una bella estensione, un bel controllo, però ci sì. sono troppi particolari che non mi tornano. Allora, intanto il primo è che hai ascoltato troppo l'originale e quindi hai fatto poco il tuo pezzo. Questo è un mio punto di vista, e dopo loro diranno il loro, ma per me è questo, che un po' tutto sommato non mi arriva a sufficienza. Ma le cose che mi danno più fastidio in realtà sono altre due. Hai fatto molti gesti mentre canti, tu mentre canti fai moltissimi gesti che poco si sposano con il testo della canzone. Il testo della canzone dice una cosa e il tuo atteggiamento invece dice esattamente il contrario. Bisogna che ti studi invece, ed è un consiglio che ti do, di cantarla proprio davanti allo specchio per cercare di capire se veramente esageri, perché certe volte i tuoi movimenti travalicano il momento del canto, quindi mi distraggono anche, tra parentesi. E l'altra cosa, ti consiglio, è sempre un mio pensiero questo, un look più personale. Tu sei giovane, ok? Non puoi permetterti, visto che vuoi fare l'artista, di seguire la moda. Tu devi farla la moda. Quindi tu devi pensare a un tuo modo di stare sul palco e ci devi credere veramente tantissimo. Non puoi... seguire l'onda, ricordatelo, perché tu sei bravo, sei veramente bravo, però ti manca ancora tanto così per arrivarti. Beh, a tutti bisogna sempre imparare. No, assolutamente. Okay. Siccome sei giovane, però hai veramente certo. Impegnati tantissimo perché te lo meriti. Grazie. Bene, bene, bene.
direi commento positivo, positivo. Sì, sì, sì. Scusa Andrea, io mi sono vestito guardando Postal Market. Fabio, infatti sei bellissimo. Come ti sei vestito? Cioè, l'abbinamento dei colori è fantastico, Fabio. Sono i pantaloni del Manchester United. Soprattutto noi ti seguiremo tutti, non so dove, ma ti seguiremo. Perché io la moda della sigla, creo. Alex Farina. Allora, ciao Mattia. Ciao. Mi sei piaciuto perché comunque a me piace, mi piace il tuo modo di fare, il tuo modo positivo anche. Forse stasera un po' troppo convinto, ma magari la finale, l'emozione, come diceva il collega. Hai una bella potenza vocale che sai gestire sempre meglio. Hai fatto la canzone, sì, questa canzone comunque ha un ritmo, eccetera, però tu l'hai fatta un pochino più rock rispetto, no, al solito pop, quindi ti ho sentito in questa canzone, forse conoscendoti già da diverse settimane, no, che vieni qui, quindi io ti faccio i miei complimenti e mi raccomando, continua a studiare, perché ancora certamente. Comunque la strada è in salita, però... Quando uno ha le basi, ha la tua positività, il tuo modo, secondo me può arrivare. Va bene, grazie. Grazie ad Alex Farina. Già, per rimanere in tema di moda, anche questa sera Alex ha una giacca veramente bella. Max. È la giacca, Max. È la giacca di Armstrong, quella della Luna, quando è sbarcato sulla L'hanno Luna. Messo in infusione dentro al cromo, giacca e Alex tutti insieme. Silvia Stefanini. Allora, Mattia... Mi unisco a tutti loro. Cioè pensa... Esatto, è normale. E mi piace tanto come canti. Secondo me ogni tanto hai questo eccesso, ma è anche positivo perché sei giovane. L'unica cosa, piano piano devi cercare di farla rientrare a tratti, no? Ci sono dei momenti che serve di più. Io prendo troppo la canzone, mi immergo nella canzone e la interpreto. Dopo ma c'è certo, esagero, certamente, ma... però... Sicuramente ti dico quello che a noi è arrivato, certo, sì, ma sì. Non ci sta nessunatura, cioè hai un timbro di voce, sì. E anche una potenza veramente che non hanno tutti, è un dono. Grazie. Che hai, sì. Ti dico solo piano piano, studiando, certo. Così cercare di dosare nei punti migliori, insomma. Vabbè, alla fine bisogna anche divertirsi, ma certo. Quindi... per dire, anche Alex Britti quando ha scritto La Vasca si immergeva nella canzone. Effettivamente, Fabio, grazie per questa perla, perché sei, hai veramente puntualizzato là dove neppure la giuria è riuscita ad arrivare. Vabbè, Anacleto, salvaci tu. Non posso perché c'è Paolo che mi bada a vista. Senti, quanti anni hai tu? 18. 18. Quindi penso, ritorno un attimino al discorso che facevamo prima con la ragazza, con Lucrezia, no? C'è questo ancora un fatto di maturità, no? Certo. Hai bisogno di vivere. Ovvio. Sicuramente c'hai una base veramente buona per poter fare questo lavoro, se poi hai deciso di farlo, perché sì. Poi diventa un lavoro, quindi certo. Implica tante... anche rinunce, decisioni, sì. A volte giuste, a volte magari non producono quello che uno spera, no? A volte è convinto, poi invece altri non sono così convinti perché vedono altre cose. Sì. Io credo che questa manifestazione, lo dico in generale, sia veramente un'ottima situazione, no? Per chi vuole capirsi, perché non è tanto cosa dicono gli altri, prima di tutto a te questo passaggio, questo percorso, cosa ha detto? È lì la tua giuria interna, è da lì che puoi stare. Se tu sei coi piedi per terra, anche se hai 18 anni e hai quell'umiltà che è necessaria coi tempi. I giudizi fanno solo che bene. No, io li ascolto di sentirli, certo. Di sentire te stesso, di risentirti, e poi dopo diventa, sì. Lo studio, è un percorso veramente forte. Ovviamente, sì. Canti bene, come dicevano loro, non si discute su questo. Sì. I dettagli, ripeto, ho bisogno di capire quanti anni avevi proprio, certo. Per questo. E vai a ricercare, poi arriva il direttore artistico, poi arriva il curatore del look, arriva quell'altro e ti sistemano, così vai via come un ciaffo proprio. Perché poi arrivano così, sono tutti convinti di essere più artisti di te per farti diventare un artista. Però cerca dentro te stesso davvero la tua... il tuo punto forte è lì, hai già vinto, guarda, se tu da questo percorso trovi quello hai già vinto. Grazie. Bene, bene. Allora noi ringraziamo la nostra giuria, sempre precisa, puntuale ed efficace, come altrettanto efficace, precisa e puntuale saranno i nostri
opinionisti. Allora, dove sono? Dove sono gli opinionisti? Siamo, saremo efficacissimi. Dove sono? Eccoli qua. Ciao, sono qua. Volevo dire, Mattia, non ti preoccupare, ho incontrato anch'io prima il signor Patanè, mi ha detto: tu vuoi fare questo mestiere? Io ho detto: sì, voglio fare il presentatore. E lui mi ha detto: meglio se fai l'idraulico. Quindi non è un problema per questo. È bello vedere qua il pubblico che è venuto per Mattia. Appunto, si evince che il suo nome lo sanno dai cartelli, perché fate vedere i cartelli, c'è scritto solo Mattia, c'è scritto, non è che sono tutti pazzi per Matti. Direi che è il cartello che questa sera vince. E qua abbiamo... i pazzi per i Matti, proprio. Dai. Compri tre, paghi due. Un po' di parenti, perché votare Mattia da casa? È un grande. È bravissimo. Cos'è che è? Bravissimo. Avevo capito il gravissimo e non mi ero preoccupato. E qua la mamma che non vuole essere intervistata, io l'ho intervistato lo stesso. Cosa diciamo? Che è bravissimo. Bello, una monotonia totale, lascio la parola agli altri opinionisti. Allora, Paolo Giovannetti. Allora, volevo dire una cosa, volevo fare anch'io questa domanda profonda a Mattia, ma perché hai scelto questo pezzo? Guardate, Paolo, non fare così che buchi lo schermo. No, fare scusa, no, ma non c'è bisogno di rispondere, perché facevo un'imitazione di Antonio Patanè. Detto questo, così in amicizia. Per me ne ha avuto un po' male Paolo, che quest'anno voleva fare il giurato. Voleva fare il giurato e si sta accanendo contro tutti i nostri giurati. Sono contento di non averlo fatto, perché con quello che avete preso in giuria quest'anno, effettivamente. Ma come? Cioè, è meglio star fuori, veramente. Volevo dire una cosa: mi ha chiamato Otello, sì, e mi ha detto: lo studio ve l'abbiamo dato e va bene. Sì. Però. Allora, spiega chi è Otello, però, Paolo. Allora, Otello è il mitico e storico presentatore della Campanella. Questo è il suo studio, il suo habitat, come si dice. Allora ci ha detto: vi diamo lo studio, però mi riportate la Campanella. E io quindi devo assolutamente lasciare il programma, perché quando Otello chiama io corro. Bene, che allora, bello. Grazie Paolo. Dove sta andando? Dove? È andato. Mi sembravano le mucche al pascolo. Vabbè, se n'è andato. Chi è rimasto? Guarda, ho visto Mattia un puntino Zanchini nello schermo. Mattia Zanchini come Marco Carta. Sei contento? No, vabbè, niente. Tentativi di suicidio dopo questo. Guarda, Gianni Broccoli. Sì, ho pochissimo spazio per Mattia. Sicuramente Mattia ha fatto paura alla giuria. E il motivo l'abbiamo sentito, la giuria ha avuto paura di Mattia. Difatti, quando uscirà di qui dovrà andarsene alla svelta. Perché? No, cioè, è notato che parla. Parlo a caso, così. Parlo a caso. Cioè, l'alfabeto mosso è l'intervento più brutto delle ultime puntate. Sì, infatti, perché mi manca tantissimo il circolo. E questo effettivamente è una motivazione. Sei un po' malinconico. Sì, eh? Anche se sono tutto pelo e paillette. Direi che a questo punto della trasmissione ormai avevi ingurgitato almeno due sacchettini di sementine, allora, due di ceci e diversi etti di ciccioli. Ciccioli, bravo. Guarda, ciccioli. Congederei Mattia con questo messaggio: vai Matro, Claudia Bombolone e Luca Cannolo votano per te un babà dov'è. Ma chi è? Dopo Marco Carta abbiamo Claudia Bombolone e Luca Cannolo. Benissimo. Allora, hai degli amici simpaticissimi, veramente sempre in forma e sempre in linea. E allora noi ringraziamo il nostro Mattia. Grazie. Lo rivedremo tra poco con quella che sarà l'ultima canzone a sorpresa. Sì, sì, sì. Ciao Matti, ciao, ciao Matti. A dopo. Allora, 3, 2, 1, vai con la scheda cantante. Trafactor. Giovanni Rossi! Eccolo qua! Ciao a tutti. Ma cosa? Qua, Fabio! Ma Fabio! È un ma quanta gente! Giamma, ma quanta gente! Allora, guarda, hanno preso un rotolone regina, 10 piani di morbidezza. Quanta gente! E allora hanno inciso su carta igienica quello che è diventato ormai
un motto che tutti i giovani teenagers della Romagna oramai, grazie a te, cantano per strada, anzi dicono per allora, strada. Allora attenzione, silenzio, silenzio. Ciao, allora mamma. Sentiamo l'originale. Sei già. Ok, silenzio, allora, prego. Allora, scusa, riprendiamolo. Andiamo in primo piano su Giamma. Stringi, stringi sul... Abbiamo 17 camere, se vai, una... Vai, vai, ecco qua. Se la telecamera non va da Giammaria, Giammaria va alla telecamera. Vai. Mamma, butta la pasta, ok? Scusa, c'è la mamma? Dov'è la, mamma, signora dov'è della la pasta? Mamma, eccola, è qua, là, là, là. Eccola qua. Ormai a furia di buttare pasta per Giammaria. Guarda, guardi signora, ci sono qua le fidanzate di Giammaria, possiamo stringere? Allora c'è un messaggio inequivocabile. Allora, ciao, come ti chiami? Sara. Ciao Sara. Alice. Ciao Sara e Alice, vengono Alice le prese delle meraviglie. Allora, Giammaria Rossi, scusa, abbiamo una base patetica, Paulus, perché questo ci sta bene. Vai con la base. Allora, Giammaria Rossi, buono come il pane. Bello. Come il sole. Bravo come pochi. Ma abbiamo qua invece altre fidanzate, come vi chiamate? In cinqua... Come vi chiamate? Sara e Michela. In 50 sono partiti, in 4 sono arrivati qua, ma ne resterà solo uno. Stendili tutti, Giamma. Ma Fabio, Fabio... Scusa, ma ho visto la foto di un gran bel ragazzo. Esatto. Uno aspetta, è un fotoromanzo. Ah, vai, fallo tu. Allora vai. Mimeremo con le voci. Io faccio quello che la foto con la mia faccia. No, vai. Il cartellone qua, perfetto, bene. Ehi Andrea, chi vincerà quest'anno? Ah, Fabio, sicuramente il migliore. Ma perché fai questa voce da idiota? Non lo so. Grazie. Grazie per dare spazio al talento. Tra l'altro, messaggio offerto dalla sorella. Giamma. Allora, un ringraziamento al Birro per aver aiutato gli amici di sempre e uno a Paolo per averli sopportati. Mentre Dibla hanno detto vai a casa. Bene, no, ci siamo. Possiamo ringraziare mia sorella veramente... che mi ha seguito tutte le volte e l'ho seguita anch'io. Sì, pensa che addirittura ti ha seguito iscrivendosi pure al concorso. Esatto. Cioè talmente ti ha voluto seguire da vicino. Un applauso alla donna. Sorella Jessica. Allora, ci fanno segno di stringere. Allora, vieni qui nel mezzo, Giamma. Qual è la canzone che hai deciso di portare qui alla finale Extra Factor? Cade la pioggia dei Negramaro. Cade la pioggia. Pensavo canzone... Gianni Morandi. Una canzone che tutti i bagnini si augurano quest'estate. Sei pronto? Sì, allora, sì. Stringiamo sulla faccia di Andrea. Direi che la scena sarà assolutamente raccapricciante. Guarda, mentre... hai notato che ti è sceso il ciuffetto come Clark Kent. Guarda, guarda. Scusa. Perché te hai visto Peter Parker adesso? Sì. Guarda, tra poco mi metterò pure il mantello, Fabio. Scusa, volevo vedere anche questa sorpresa. Tra l'altro, fra circa mezz'oretta ci sarà il passaggio delle frecce tricolori proprio qui sopra gli studio di San Nicolò. Benissimo, e allora tutto è pronto per ascoltare la voce suadente di Giammaria Rossi. Cade la pioggia e tutto tace, lo vedi, sento anch'io la pace. Cade la pioggia e questa pace è solo acqua sporca e brace, c'è aria fredda intorno. Rinfrescati se vuoi, questa mia stessa pioggia sporca. Dimmi a che serve restare lontano in silenzio a guardare la nostra passione muore in un angolo. E dimmi a che serve sperare che se mia pelle che è bianca e...
tu dimmi poi che senso ha ora piangere, piangere addosso a me che non so difendere questa mia brutta pelle, così sporca, tanto sporca com'è sporca questa pioggia sporca. Oh sì, ma tu non difendermi adesso, tu non difendermi adesso, tu non difendermi, piuttosto torna a fango, sì ma torna. Sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla pietra il nostro seme, acciderci ogni notte dopo rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia, amore, amore mio, questa passione, passata come fame ad un leone, dopo che ha divorato la sua pena, abbandonato le ossa e gli avvoltoi, tu non ricordi, ma eravamo noi. Due bracciati fermi nella pioggia, mentre tutti correvano al riparo, e il nostro amore polvere da sparo, il cuore è solo un battito di cuore, e il lampo illumina senza rumore, e la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto, ma scrivi tu la fine, io sono pronto. Sì. Eccolo qua. Guarda, scusa, ti metto a posto la camicia. Guarda, ecco i fans. Allora, scusa Giamma. C'è gente. Abbiamo. C'è gente in piedi, c'è gente in piedi per Gianmaria Rossi. E invece mi sono inginocchiato perché c'è questa ragazza che ha chiesto se ti metti con lei. Cosa dici? Allora guarda, questa è la serata dei cuori che dei cuori vai, infranti vai, dei vai, cuori... Allora fa tutto lui. Esatto, fa tutto lui. Allora noi abbiamo parlato con lei mentre tu sgargarellavi di là e non l'ha detto, ma te lo dico io che me ne intendo proprio di brutto. Di cosa? In generale, così. È pazza di te? Tu sei pazzo di lei? Sì! Ha detto di sì! Guarda, me ne intendo. Guarda, c'è allora... scritto Mattia Zanchini, buono come il pane, bello come il sole, bravo come pochi. Benissimo, allora è fatta. Dopo potete andare dietro agli studi a fare le cose vostre. Allora, caro Gianmaria, è arrivato il momento invece di sentire cosa ne pensa la giuria, che fa pure rima. Chi inizia? Chi inizia? Antonio Patanè. Tranquillo. Ok, adesso tira fuori la pistola. No, cosa c'è? Io devo fare tanti complimenti a voi che avete ideato questa cosa, perché in realtà le quattro voci che ho sentito sono comunque sia di buon livello, e tu sei di buon livello, hai un bel timbro particolare, sei giovane ancora, bisogna che ti metti sotto a studiare con una bestia, perché al contrario dell'altro ragazzo che in questo momento di Mattia. Hai ceduto al contrario, ossia hai scelto un pezzo dove stai proprio in punta di piedi. Vabbè che San Giorgio Porino
canta sempre in falsetto. E questa è una mania di adesso, che tutti quanti cantano queste canzoni qua. Ma alla finale, Dio Bonino, se lo vuoi vincere, ma cacchio, spara la roba, no? Dio, vabbè. Comunque. Come? Allora chiediamo, invochiamo San Giorgi. San Giorgi. No, no, no. Protettore dei cantanti. È protettore dei cantanti. San Giorgi. Comunque, bene, devi studiare di più, però. Sì, grazie. Grazie. Veramente. Bene, bene, bene. È arrivato il momento di sentire cosa ne pensa Alex Farina. No, io prima di tutto ringrazio l'arrivo del collega Antonio, perché dicono sempre che sono il più severo, ma questa sera almeno mi sento un po' più alleggerito. Scusa, stai parlando di Max? Tu confondi tutti, ecco. Vabbè. Allora, Gian Maria, arrivo a te. Senza star lì a pensare alla versione di San Giorgio, eccetera, io ti ho trovato delicato, l'hai saputa fare, no, a modo tuo, ti piace fare molti abbellimenti, molte cose, eccetera. Ti piace molto giocare. Ancora non hai tutte le capacità per fare tutti i giochi, ma l'importante è che ce li hai in testa. Poi con lo studio vengono fuori, insomma. E sì, mancava un filo di potenza, però ti vedo un po' come una pietra grezza, che c'è ancora tanto da fare, ma ci sono tante cose, quindi hai veramente un mondo ancora da scoprire. E poi il giudizio è un po' vario, no? Nelle varie settimane tu hai fatto anche cose molto molto che mi sono piaciute molto, insomma. Quindi ripeto sempre la stessa cosa, un po' di studio e via, insomma. Grazie. Benissimo. Silvia Stefanini. Allora, Gian Maria, mi riallaccio al discorso di Alex. E, un po' di potenza manca quando canti, però l'intonazione c'è. Manca questa cosa che secondo me è solo dovuta al fatto dello studio e che siete giovani. Cioè, sicuramente se andiamo indietro negli anni, anche noi eravamo così 20 anni fa. Oddio! Silvia, ha detto, ecco, questa frase perché dopo ci sarà qualcosa. una sorpresa ma non, tu non ti preoccupare, Silvia, stai tranquilla, okay. Fai come se fosse casa, sì, tua. Quando stasera ormai è una canottiera veramente stupenda, è vero che è stupenda la canottiera qua. Grazie. Però, sai che terminologia, la canottiera. Adesso anche questo modo di cantare così falsetto, e dobbiamo prendere quello che c'è. Adesso la generazione è così, però a me piace, quindi migliora un pochino, un po', studi un po' di più. No, certo, io dico quello che... Esatto, parlate pure tra di voi, fingendo di non essere in TV. È arrivato il momento di Anacleto Gambarara. Allora, non so se posso rivolgermi agli autori, perché ascoltando questa sera, così, proprio per curiosità e anche a livello proprio di certezze, io proporrei anche un brano inedito, cioè per capirli questi ragazzi che cantano, magari con un brano inedito. Infatti il premio finale è proprio l'incisione di un brano inedito. No, però lui lo vorrebbe in trasmissione. Non fare il furbo. Allora guarda, manderemo i nostri procacciatori, gli agenti che sovrintendono, a trattare con il Merlin Digital Studio per fare in modo che il prossimo anno per i 4 finalisti magari inventi qualcosa, ma ne parleremo. Lo dico, ma naturalmente fate pure quello che pensate meglio. Perfetto, allora non faremo niente. Vabbè, allora ho finito. No? Scherzo. No, prego, vabbè, prego. Perché questo? Perché proprio loro, poveretti, poi alla fine seguono quello che hanno nel cuore, no? Quello che si misura con loro davanti allo schermo. Quindi è ovvio che gli vanno dietro, ma poi loro chi sono? Ecco, con un brano inedito probabilmente riusciremo a capire un po' di più, specialmente appunto in una finale, chi sono davvero. Ma anche per loro stessi possono farsi uno specchio, no? Di questo. Certo, certo. Lui canta bene, lui c'ha anche una buona gestualità, e c'è, insomma, come cantante, deve crescere, questo l'hanno già detto, c'è ancora la voce timida, no? Però secondo me anche rispetto all'altra volta, io l'avevo visto una volta sola, mi sembra che abbia fatto una buona esecuzione, ecco, c'è stato un crescendo, questo sì. Bene, grazie, bene. Allora, guarda, c'è anche San Giorgi, buono come il pane e bello come il sole. Allora, se fino adesso abbiamo sentito i giudizi autorevoli dei nostri giurati, è arrivato il momento di sentire i giudizi altrettanto autorevoli dei nostri opinionisti. Opinionisti, eccoli qua, sì, i nostri opinionisti, eccoli. Bravissimo, no, ecco anche qua. Fabio. Sì, padrone, sì. Era meglio se stavo davanti. Sì. Volevo padrone. No, Igor, no!
Padrone, ti ho portato un sacco di popcorn. Come il popcorn? Però il bar era chiuso, padrone, e li ho presi di polistirolo. Ah, vabbè, vabbè, piaceranno lo stesso. Sì, ma se non li mangiate voi, li mangia Anacleto. Va bene, va bene, va bene. Allora, volevo dire due parole in croce. È il so- ecco, no! Ecco. No, dall'altra parte, Paolo, dall'altra parte. Paolo, di là, ecco. Sì, padrone, sì. Sì, padrone. Volevo dire... volevo dire se mi... mi prestate Gianmaria, che poi abbiamo un cadavere da disotterrare. No, come? Qua nel cimitero. Cioè, Paolo si è misto tra Gargamella, Igor. Cioè, bellissimo, bellissimo. Bene, guarda, ricordo che Paolo Giovannetti nella vita è assessore comunale, nonché ha anche una famiglia, una moglie e dei figli. Peraltro i figli sono avvocati, laureati alla Bocconi. Lui è così, e purtroppo... non tutte le ciambelle vengono col buco. Eh già. Allora sentiamo invece se oltre al nostro Paolo c'è anche qualcun altro. Ho visto Dibla munito di microfono. Ecco, guarda. Benissimo, allora riprendo io la linea. Adesso di sicuro... Che me, ecco. No, volevo dire, non è che in famiglia può andare sempre tutto. Abbiamo trovato quello che fa cagarissimo. No, volevo fare complimenti a Giammi, come lo chiamano qui, perché comunque ha fatto due personaggi, ha fatto che Giuliano San Giorgi, visto replicando sugli specchi, e anche Lorenzo Giovanotti, quindi è stata una cosa difficile, complimenti, bravo. E invece grazie. Volevo ricordare una notizia di servizio, l'altro giorno il Papa ha nominato 22 nuovi cardinali, invece Antonio Patanea ha nominato diverse Madonne. Però sono altre cose queste. Lascio la parola a qui presente Gianni Broccoli, che è meglio, io mi vado via da solo. Bene, ricordiamo anche i tifosi che sono venuti per Gianmaria, che sono gli amici di sempre. E loro girano sempre con queste magliettine arancioni, perché tifano Olanda. E vanno tutte le partite dall'Olanda anche in trasferta, partono... caricano il pullman di ciccioli con la pala, perché il pullman ha un doppio fondo dove gli buttano giù i ciccioli, e prendono su anche un maiale, perché in Olanda ci sono dei pascoli speciali per farli ingrassare. Bene, 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 bene. Allora ringraziamo i nostri opinionisti, riprendiamo nuovamente la linea qui dallo studio principale di... Dove siamo? Lo studio principale di San Nicolò. Allora, sì. A questo punto possiamo che congedare il nostro Gianmaria Rossi. Ciao Gianmaria Rossi, tu sei stato l'ultimo cantante in gara, quindi ancora c'è tempo, ma abbiamo modo di ascoltarvi ancora, perché allora guarda. guarda che passaggio elegante. Vai senza farti vedere, vai. Esatto. Hai visto che passaggio? Mi è piaciuto quello sguardo un po'. No, c'è stato esatto. un po'. E allora pubblicità. Banca di Rimini, da 90 anni, il punto di riferimento delle famiglie e delle imprese riminesi. Investi sul tuo territorio. Scegli Banca di Rimini, il tuo risparmio è di casa. La terra e il sole ci regalano tutto quello di cui abbiamo bisogno. Per quello da noi trovi solo prodotti naturali. Terra e sole, il più fornito negozio di alimenti biologici, prodotti di erboristeria e un ampio reparto di omeopatia con oltre 7.000 articoli. Vieni a trovarci a Rimini in via Bramante 7 o visita il sito www.terraesole.it per acquistare prodotti biologici di qualità risparmiando. Terra e sole, quello che la natura ci dona. Benvenuti in Idrobenessere. Siamo un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di centri benessere. Costruiamo saune, bagni turco, docce emozionali su misura, piscine e idromassaggio spa. Abbiamo un progetto per tutti, per i privati, per gli alberghi, stabilimenti balneari, agriturismi e tutti coloro che hanno bisogno di realizzare un'area benessere. Per il vostro relax, Idrobenessere vi aspetta a Gabizio Mare.
C'è chi vende prestiti. Libra Finanziaria li disegna su misura per te, mettendoti a disposizione un tutor che ti seguirà per trovare la soluzione ideale per le tue esigenze. Libra Finanziaria eroga direttamente finanziamenti a lavoratori dipendenti e pensionati, senza spese di agenzia o mediazione. Chiamaci al numero verde 800 942 949 o visita il nostro sito libraspa.it. Abbiamo il prestito giusto per te. Libra Finanziaria. Nel mare dei prestiti, scegli i migliori. Nel 1987 un'eccellente intuizione diede vita ad un luogo magico, il Mulino, immerso nel verde e nei colori di un giardino ampio e curato, una cucina che conquista per la sapienza e la ricchezza dei sapori. Da sempre amiamo accogliere i nostri clienti come graditi ospiti e ci prendiamo cura dei loro momenti speciali come di momenti unici e preziosi. Il Mulino, tutta l'attenzione che meriti. Per la tua pubblicità, Icaro Communication, 0541 785 785. Strafactor. Sì, qua. Allora, bentornati qua a Strafactor. Allora, ricordiamo ancora una volta la possibilità di votare i nostri cantanti sulla nostra pagina di Facebook con il voto Pelle Nera. Pelle Nera, il centro abbozzatura di Savignano sul Rubicone, che ha offerto appunto la possibilità ai nostri cantanti di sottoporsi una seduta abbronzante. Eccolo qua il logo Pelle Nera, centro abbozzatura ed estetica. È caduto Fabio. È cascato. Trucco semipermanente, rivendita professionale, cosmetici, make-up, centro massaggi e dimagrimento. Vabbè. Abbiamo visto. Ecco, Fabio, Fabio era caduto. E non ero caduto io, mi era cascato un microfono e il proprietario del microfono è andato via. Palus, ecco, Francesco Paleri, un applauso a Francesco Paleri. Questa è la regia. Regia audio. È la regia audio, tra poco sveleremo. Guarda, allora, vediamo se funziona. No, non funziona più. Non funziona più. Benissimo. Fabio, guarda, c'è una sorpresa. Ma abbiamo un altro sponsor, no. Andrea. Non abbiamo un altro sponsor. Tra l'altro sei vestito benissimo, Andrea, che stasera. Anche tu stai da Dio. Guarda, cioè, oddio, da Dio. Per esempio, scusa Jessica, Jessica, ti piace il look? Guarda, per dire, ti piace il look di Andrea Sarti? Devi dire sì. Devi ti piace dire il look di, sì. di Andrea Sarti? Stai benissimo. Sto da Dio. Stai benissimo. Benissimo. Perché io e Andrea siamo vestiti da... eccola, Emporio 90. Emporio 90 è il negozio invidiato 90 Viserba che veste i presentatori di Strafactor. Giovani. Vuoi vestire come presentatori di Strafactor? Vuoi essere sempre alla moda? Allora vai da Emporio 90, a Emporio 90 in via Dati 90, chiedi di vestirti come Andrea Fabio e purtroppo quelle magliette lì forse le hanno finite, non lo so. No, no, è chiaro, sono andate a Ruba, A Ruba. Allora, grazie, Fabio, grazie Emporio 90, un applauso. Guarda Fabio, dato per il secondo anno. Fabio, ho una chicca, c'è un fuori programma. Sì. E abbiamo qui con noi niente po' di meno che il presidente della Coca-Cola. Davvero? Sì, ce l'abbiamo, peraltro. Vallo a prendere. Lo vado a prendere, ci penso io. Tra l'altro, dov'è? Allora, guarda. Qua ci sono già le ragazzine che stanno schiumando. Allora, guarda, presidente, venga. Un applauso allora, al presidente della Coca-Cola. Di sicuro. Allora, così, avrete visto? Così vediamo, va, funziona ancora il microfono. Non so se si poteva dire Coca-Cola, ormai. Allora, non, diciamo Pepsi, Pepsi, diciamo ecco. Pepsi. No, okay. Allora lui mi ha detto che non si può dire altro nome che Coca-Cola. Lui è quello vero, cioè perché normalmente sono abituati che Strafactor mi scambiano per un fake. Esatto. Però. Un fake. Cosa sta dicendo? È una nuova allora, bevanda. Allora, scusa, presidente, se devi dire le parolacce, torna da dove sei è venuto. È una nuova bevanda, la bevanda fake. Bevi allora, anche tu fake. Allora, ecco, se vuoi riproporre, anzi, se vuole, visto che è il presidente della Coca-Cola, quindi. Ma la voce è proprio la tua? No, è la sua, sì. Ah, vabbè. Cioè, di chi doveva essere? Allora, lo spot l'ho fatto in spagnolo, però. Allora, guarda, facciamo una sfida. Allora, il presidente della Coca-Cola, quello vero, contro Andrea Sarti. Vediamo chi è più convincente. Allora, guardate la telecamera 38. Ok, vai. Allora, non so come fa lo spot, allora, prova tu e io ci provo. Facciamo una frase facile perché Andrea non ce la fa.
bevi anche tu Coca-Cola, Coca-Cola sempre di ma più. No, ma che Coca-Cola? Ma cosa stai? C'ha il suo copione. Vai, vai, vai pure. Tipico vai. Della Coca-Cola, vai. Ciao, sono Federico, il nuovo presidente della Coca-Cola. Lo so cosa state pensando. State pensando che non scherzo. La sa a memoria. Ecco. Non so come dirlo, ma... Quanto dura? Sono davvero io il presidente della Coca-Cola. Guardate questo. Questo? Sì. Basta guardare l'abbigliamento. No, aspetta. Lo sta dicendo. Quello è lo sponsor. Cioè, c'è lo sponsor. È bellissimo l'abbigliamento. Mamme, anche tu, mamma, mi raccomando, bevete Coca-Cola. E c'era... Ah, bravo, bravo. Scusa, scusa, scusate. No, c'era quella, la boiata del vi offro un bicchiere in più, che quello, cioè ho l'idea geniale, poi solo un bicchiere in più, cioè dammi 3 litri in più assieme al tuo 1,5 litri, cioè. Beh, però, ragazzi, da oggi la bottiglia è più grande, 250 ml di Coca-Cola in più. No, era di felicità, scusa, Non sai neanche il copione. Andrea, no, Andrea, scusa. Adesso, vabbè, Andrea, andiamo tocca a te. Andrea, tocca a te, dai. Andrea, ce la puoi fare, dai, Andrea, forte, dai. Ci penso dai. Io. Dai, vai, vai, spacca tutto. E com'era? Faceva... Devi fare la voce un po' da Gigione, dai. Ah, okay. Come sei tu? Ci penso io. Ciao, dov'è? Questa. Ci no, sono spente le lucine. Ciao, ciao, mamma. Ciao, mamma. Vuoi... Dai, va avanti. Sì, scusa. Ciao mamma, vuoi 1,5 litri di felicità in più? E allora prendi Fabio. Mamma, che ne dici? Signora, sono suo. Benissimo, benissimo. Un applauso al nostro a Federico, Federico. In bocca al lupo no, a tutti. E... Scherzi a parte, noi ci abbiamo riso sopra, ma lui, dateci un'occhiata, è quello vero. È Federico quello vero. Bravo Federico. Grande, grande, grande. A tutti, in bocca al lupo. Allora grazie, grazie chissà, mille. Se la Coca-Cola avevamo, ci manderà un assegno. Abbiamo anche gli ospiti speciali, quelli della Coca-Cola. Io una volta anche ho fatto una pubblicità. Sì? Sì. Quale? Non è mai andato in onda però. Vabbè. Allora io so che lo state aspettando veramente da tanto tempo, perché è arrivato uno dei momenti più particolari e più attesi del nostro programma, ovvero quello della canzone. Possiamo dire al pubblico? Quello della canzone a sorpresa! Ah, ma qual è la canzone della sorpresa che questa della, sera la canzone mente... della sorpresa. Vabbè. Qual è la canzone sorpresa che la mente baccata di Andrea Sarti ha pescato nel nostro database? Allora voi dovete sapere che la canzone a sorpresa è quell'elemento a sorpresa, per l'appunto lo dice il titolo stesso, che mette i cantanti nella condizione di tirare fuori il meglio, sì, perché se fino a questo punto hanno fatto delle scelte su dei, su dei brani, e peraltro grazie alla giuria abbiamo capito che sono state scelte sbagliate, e noi gli faremo fare la scelta giusta, cioè il brano che più si addice ad ognuno di loro. Ovviamente li abbiamo scrutati, abbiamo capito bene, abbiamo carpito quelli che sono i loro segreti e abbiamo tirato fuori il brano a sorpresa della serata. E qual è il brano allora, vogliamo... a sorpresa di questa sera? No, scusa, scusa, Fabio, se fino a questo punto ormai ci avete seguito, No, non ci ha seguito nessuno. E molto spesso sono canzoni un po' Lillone e Gigione. E beh, questo perché ovviamente perché. Con la canzone Lillona e Gigiona si ha modo veramente di tirare fuori il meglio. Questa sera invece non è una canzone Lillone e Gigiona. È una canzone d'autore. È una canzone d'autore. L'autore, pensate, è morto. Non è, è una canzone giovane, nuova. È una canzone giovane, è una canzone giovanissima. E non li abbiamo mai sentiti cimentare con questo genere. Li abbiamo sentiti, grazie alle canzoni sorprese, cimentarsi col rock, il rap, il pop, l'hip hop, trip hop, tripud. Ma non li abbiamo ancora sentiti cimentarsi con il genere principe della nostra terra. Intanto vedo il volto di Giuseppe Sterlaccio laggiù in fondo che sta sbiancando. Giuseppe è molto teso. E allora la canzone a sorpresa di questa sera la cantiamo tutti in coro ed è Romagna Mia! Vai Giuseppe! Vai Giuseppe! In spagnolo puoi farlo. Potete fare anche il coro! Vai! Sento la nostalgia del passato. Ah!
bravo, bravo. Dove la mamma mia ho lasciato. Mi sembra un CD degli anni 30. Non ti potrò scordar, casetta mia. In questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Va Giuseppe! Romagna mia, Romagna in fiore. Tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso, vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può stare. Andrea, guarda, proprio qua sull'iPad del nostro regista, sì, è arrivato un email da secondo Casa Dei dell'aldilà. Bravo Giuseppe. Benissimo. Bravo. Allora, devo dire che il genere di questa sera è abbastanza complicato, se vogliamo, perché ad ognuno... ognuno dei cantanti potrà cimentarsi con questo genere o in un modo, in un approccio più classico, come peraltro ho visto scelta fatta dal nostro Giuseppe, che in un modo, se vogliamo, anche più moderno, più chissà, come magari farà la nostra Lucrezia, chissà. Andrea, chissà. C'è un problema. A te la linea, Fabio. Non si abbassa più l'asta dopo aver cantato Giuseppe Sterlaccio, quindi purtroppo Lucrezia Fabri è squalificata. No, eccolo qua Enrico Viarani. Grazie. Il nostro ingegnere del suono, ingegnere dell'asta, ingegnere un po' di tutto. Esatto, peccato che abbia solo la terza media. Mi trasformo nella Cappelletti. Trasformo nei Cappelletti, Passatelli e Strozzapreti. Vai! Tranquilla. Cosa state facendo? È il pezzo strumentale. Ecco, sì. Hanno scelto lo strumentale? Bene, complimenti per l'efficacia. Niente, momenti di pathos. Attenzione, vai! Grazie Lucrezia. Romagna mia, Romagna in fiore. Tu sei la stella, tu sei l'amore. Vai, teniamola ancora lì. Attenzione al balletti, ci sono i ragazzi degli Sciucaren. Vai! Quando ti penso, vorrei tornare dalla mia bella al casolare. A squarcio gola! Andrea, non so se hai notato la scena. C'era Lucrezia che era qua. Ecco, scusa, possiamo inquadrare il microfono? Inquadriamo, sì, il microfono. Ecco, inquadriamolo. Sei vista così? Ah! Effettivamente la scena che sei visto da casa è stata più o meno quella. Ma ho visto che c'erano i ragazzi del trio Sciucarin che ballavano, sì, con, esatto, le fruste. Sono qua sopra. Avevamo abbassato le luci perché si stavano baciando. Bellissimo, bellissimo. E allora
È arrivato il momento del Mattia Zanchini. Mattia, che in questo caso sì, canterà di gola, perché senti, il microfono arriva lì. Mattia, per far capire che lui la sa, ha detto sh. La sai? Sì. Bene, bene, allora vai. Facciamo un rewind del brano e avvolgiamo il nastro e facciamo ripartire nuovamente Romagna Mia. Guarda Mattia che fa lo sciocarino. Sento la nostalgia del passato, dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. Sei l'amore, quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può stare. E bravo il nostro Mattia Zanchini, bravissimo, una sola voce, un solo cuore, Mattia Zanchini, tutto per noi. Grazie, grazie Andrea, riprendo la linea perché è arrivato il momento di Gian Maria Rossi. A te la linea. Anzi Andrea, ti ripasso la linea, chiedi cosa ne pensa la nuova fidanzata di Gian Maria. Grazie, mi riprendo la linea e chiedo alla mamma se ha buttato la pasta, ha detto ok. Ha detto ok, ha buttato la pasta. E allora un messaggio in codice per la giuria, per i nostri tecnici. Mandate avanti la parte strumentale che non se ne può. Ok, allora è arrivato il momento di Gian Maria Rossi. Sento la nostalgia del passato, dove la mamma mia ho lasciato. Ecco la mamma. Non ti potrò scordar, casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. Romagna mia, Gian Maria. Allora a te la linea, Fabio. Grazie, tra l'altro Gian Maria era anche avvantaggiato perché lui la canta sempre la sagra del Cicciolo a Cusercoli. Bravo, bravo Gian, ma guarda, puoi mettere, tra l'altro anche vinto Mister Cicciolo, vero? Allora sì, caro sì, Fabio, sì. È arrivato il momento invece di andare a sentire i nostri giurati cosa ne pensano di quella che è stata l'esibizione che abbiamo da poco sentito della canzone a sorpresa. E allora partiamo con Anacleto Gambarara.
vero, non c'è lo stacco qua. Aspettavamo. No, qui non c'è la botta. C'è lo stacco, non c'è la botta. Le abbiamo esaurite le botte. Beh, hanno riconfermato, secondo me, quello che poi sono le loro caratteristiche, che stasera sono venute fuori molto bene. Mi è piaciuta. Poi, vabbè, Romagna Mia è veramente, secondo me, una grande canzone, per cui ironie e non ironie, è comunque una canzone molto bella che permette, secondo me, di potersi esprimere e di venire fuori, nonostante che sia un valzer, nonostante che sia una canzone magari datata, ecco. Però io non riesco a dire altro, perché ognuno proprio si è espresso per quello che è, no? Come cantante. Assolutamente. Anzi, mi ha confermato alcuni pensieri che avevo già strada facendo per la serata, quindi ho un'idea ancora più chiara di quello che succederà, per bene, quanto mi riguarda. Bene, molto bene. E allora invece sentiamo sul versante femminile cosa ne pensa la nostra Silvia Stefanini. Allora, beh, la conoscevano tutti e quattro e sono stati bravi tutti e quattro. Il mio preferito, io lo dico, Gianmaria. Certo, certo, certo. In questa canzone. Ma ha detto perché io sono una mamma. Sì, esatto, potrei essere la mamma di tutti. No, sì, anche di, data la tua età, potresti essere anche la mamma di Giuseppe Sterlaccio. In realtà, perché a Silvia piace il cicciolo, diciamo. Va bene, lasciamo così, dai. Lasciamo così. La sacra del cicciolo. Ah, va bene, va bene. Ok, e adesso mi è venuto un attimo di calur e che mi passerà, esatto. E va bene, dai, così mi... Bene, dai, così, non riesci a dire altro. Sono di qua, adesso allora ricordiamo, parola, mi sono emozionata. Allora, Andrea, ricordiamo per gli amici che ci stanno ascoltando da casa che dopo ci sarà una sorpresa per la nostra giurata più bella che si sia mai visto. Allora, mentre Anacleto Gambarara sta facendo la respirazione bocca a bocca a Silvia, in questi attimi in cui si sta riprendendo, vediamo se riusciamo a farle dire qualche altra parola. Ah, niente, non vuole più dire niente, tanto è stata presa dall'abbraccio di Anacleto. Allora andiamo con il nostro Alex Farina. Allora, ci sono stati due preferiti, cioè Gianmaria è stato quello che l'ha fatta più sua, quindi ha provato un po' a non farla nel modo tradizionale. Che sostegno. L'ha fatta nel modo un po' più suo, e Mattia secondo me l'ha fatta in un modo più tradizionale, però è venuta fuori molto bene, quindi loro due sono i miei preferiti in questa. Bene, 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 bene. Antonio, allora diciamo che gli equilibri dei giudizi più temuti di questa sera si sono completamente rivoluzionati ed è arrivato il momento del giurato della serata più temuto, no, che no, è Antonio Patanè. Paura, adesso sarà buonissimo, ovviamente. No, non sono buono. Bene. No, invece sì. Allora, a parte che la scelta di questa canzone è una canzone importante, è tra le tre canzoni italiane più cantate all'estero dopo O Sole Mio e Volare. E Volare. Quindi è una canzone importante. Mi è dispiaciuto in alcuni la presa un po' in giro di questo pezzo, perché noi romagnoli, io non sono romagnolo ma mi sento romagnolo, siamo legati a Romagna Mia e al Liscio e dobbiamo tanto a questo genere di musica, quindi prenderlo così un po' sotto gamba un po' mi dà fastidio, però è lo stesso, ci stiamo e comunque ci dobbiamo divertire, come qualcun altro aveva detto prima. Ma una persona l'ha cantata veramente col cuore e c'aveva anche la mano qua. Vi ricordo anche che La curva del Cesena la canta sempre, è una grande canzone. Bravo Mattia. Scusate, no. Benissimo. Bravo Gianmaria. Colpo di scemo. Allora, scusatevi. Brava Lucrezia. Brava Lucrezia. Brava Lucrezia. Ma bravi tutti, facciamo un applauso a tutti invece. Bravi. Guarda, guarda Andrea, io il mio voto, siccome ho una gran fame, e quando Lucrezia ha detto che faceva Lucrezia Cappelletti, io non ci ho visto più, voto Lucrezia. Allora, direi che a questo punto tutte le carte che i nostri concorrenti potevano giocarsi
se le sono giocate. Sono gli ultimi istanti dove voi da casa potrete mandarci la vostra preferenza, lo ricordiamo al 334 3922 995, e gli ultimi istanti dove la nostra giuria potrà andare a valutare ancor meglio ed affinare quelli che sono un po' le impressioni e le valutazioni che sono state dedotte durante la serata. Allora guarda, la nostra giuria si ritirerà in un bunker, allora prego giuria, potete accomodarvi nel nostro bunker. Allora vi facciamo passare da qua dietro. Bravi ragazzi, bravo Max. Allora loro si stanno andando a ritirare e a valutare quello che sarà. Ora sono gli ultimi istanti, abbiamo detto, del voto da casa. Facciamo un gli ultimi istanti anche per poter votare il premio Facciamoli Neri, il premio Pelle Nera, sulle pagine di Facebook. Allora direi che ormai il dado è tratto. Facciamo qualcuno avrebbe detto. Insieme a noi. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Stop allo stravoto. Ho visto gente col cellulare ancora in mano. Guardali qua i nostri cantanti. In Francia, Giuseppe, Mattia, in Francia direbbero le je sont fait. In Spagna, jocos fatos. Più. In Giappone, più o meno in Giappone. Sì. Allora io vorrei andare, Fabio, dall'altra parte, anzi sì. Farei andare te nel frattempo per andare vicino ai cantanti per sì. Sapere anche loro cosa allora, pensano, guarda, e cosa hanno valutato. Inquadrate il faccione ma di Andrea. Nel frattempo vorrei sentire anche gli opinionisti che cosa ne pensano e quali sono qual è il loro metro di misura su quello che è stata la performance dei nostri cantanti della canzone a sorpresa. Allora, diciamo una cosa subito. Noi della canzone sorpresa dei cantanti che hanno cantato non ce ne può fregare meno. No, ma perché? Perché noi qui abbiamo di meglio. Guarda, io... Abbiamo questa sera l'alter ego di Secondo Casadei, quindi il top dei Balcani. Abbiamo il top dei Balcani. No, quello il cantante croato. Quello che è... No, è un cantante bosniaco che voi non l'avete mai sentito, mai. È qui questa sera con noi con una canzone veramente strappamutande, il grandissimo Miroslav Bricic! L'applauso! A scena te cantir che lavorive le terre. È tipica balcanica proprio anche l'inflessione. Lavoreva come un nir. Sì, l'accento questo, senti. Tutto un traccio, una gran botta di dolore, un empo. Am la fasma dos. Oh, un empo. Un momento fine. Poesia pura. Am la fasma dos. Ma poi da me mi sono covato da me e l'ho fatta lì dov'è. Grandissimo Miroslav Bricic! Mi piace la finezza con la quale ogni volta riusciamo a risolvere qualsiasi tipo di situazione, soprattutto grazie ai nostri opinionisti. Quando c'è la poesia c'è tutto. Sì, proprio... sì. No, guarda, io voglio fare un po' di saluti di fine puntata. Sono contento, è il mio primo anno a Straf Factor, è la mia prima finale, quindi posso dire che è la finale più bella a cui ho mai assistito. Bene, mi fa piacere questa cosa. L'applauso va a voi, dai, facciamo un momento ruffianata. Bene. Siete migliori. Parole a caso come piovessero. Fabio, a te la linea. Grazie. Allora guarda, sono qui proprio con i cantanti. Allora Giuseppe, un commento a caldo affinché... no, almeno il voto è già stato fatto. Allora un commento a caldo su quella che è stata la tua esperienza a Strafactor. Guarda, un'esperienza veramente bellissima. Non avrei mai creduto. Ho mandato l'email per gioco per poter partecipare. Poi dai, io sono un vecchietto confronto a questi giovinastri. Quindi ho detto dai, ci provo. È stato molto divertente conoscere tutti voi, tutti i tecnici. Bellissimo, grazie davvero. Un applauso allora a Giuseppe Sternaccio. Mattia, anche per te la stessa domanda. Sì. Per te la seconda edizione Straf Factor. Che cosa ha significato per te questa esperienza? Una grande esperienza, ringrazio tutti, i miei fans da casa che mi seguono sempre, la mia famiglia, gli amici.
come dire, cosa posso dire? Mi è piaciuta questa esperienza, ringrazio anche voi dell'opportunità. Poi, perché finché quando si canta io sono contento, basta cantare, l'importante è quello, e divertirsi sempre. Un applauso a Mattia Zanchini. Grazie. Passo la palla a Gianmaria, Gianmaria Rossi. Allora Giamma, anche per te, allora pensate un po', questi due ragazzotti hanno partecipato anche alla finale dell'anno scorso, ok? Sì, sì. Giusto, quindi insomma, seconda finale, doppia soddisfazione anche per te. Cosa ha significato Strafactor? Ma Strafactor è sempre divertente. Poi io mi sono emozionato tanto in tutte queste puntate, ci sono stati dei momenti più difficili, dei momenti divertenti, però ringrazio tutti, lo staff perché è sempre disponibile, voi presentatori, grazie a tutti. Grazie. Grazie, grazie. A questo punto la palla a... la rappresentante della quota rosa, Lucrezia. Lucrezia, cosa ci dici? Sei contenta di essere arrivata in finale? Sì, contentissima. No, non ci credevo, infatti, dai, presa un po' così. Però mi sono divertita, anche perché è un modo per approcciarsi con il palco, diciamo, anche se via radio. Però mi sono divertita e... soprattutto ringrazio lo staff perché arrivo sempre in ritardo e quindi per la sopportazione e grazie. Grazie, grazie Lucrezia. Hai detto appunto la parola radio, ricordiamo a tutti gli amici di Radio Icaro Rubicone, perché comunque Strafactor è una trasmissione che è nata come iniziativa radiofonica, ok? A questo punto grazie a questi ragazzotti, ma passo la palla ad Andrea Sarti. Eccoci qua Fabio. Guarda, vedo il nostro capo redattore, peraltro capo di se stesso perché è l'unico che è in redazione, il nostro Stefano, che è pronto con la busta, è pronto con la le buste. Allora, che busta abbiamo, Andrea? Allora, guarda, qui ci sono 50 euro. E il qui regalo invece del nonno, c'è il del premio compleanno. Da casa. Al premio da SMS ovviamente. Allora grazie Stefano. Bravo. Un applauso a Stefano Bersani. Allora da casa molto spesso avete visto e ci avete sentito ringraziare Stefano, che è colui che sovraintende tutta la macchina amministrativa di Strafactor, dove è lui che raccoglie tutti gli SMS, fa la conta, fa le percentuali, le moltiplicazioni, le sottrazioni e fa pure le tabelline. Quindi grazie Stefano, perché se c'è qualcosa, bravo, che funziona nel programma è solo la parte curata da Stefano, tutto il resto va normalmente a libero casaccio. Assolutamente sì. Allora c'è pathos. A voglia. Allora, vogliamo inquadrare i cantanti per cogliere nei loro volti proprio quella tensione emotiva che si discosta dal loro animo intrinseco, ok? Esatto, guarda un po'. Allora Fabio, questa prima busta è il premio Facciamoli Neri. Ah, ok. Vediamo. Questo è Facciamolo Nero. È questo. Ah, cioè questo, ah, questo scherzo, è solo il buono e il questo premio. Questo è il voucher, come si dice. Ok, è drammatico. Dove l'hai messa la busta? Niente, guarda, cadono pennarelli come piovessero. La busta è questa. Ah, cos'è? Sulla carta gialla c'era, c'era un fritto sopra un papiro, misto. L'ha scritto Tutankhamen. Allora, guardiamo la telecamera. Il premio... okay. Pelle Nera di questa sera, il premio Facciamolo Nero, visto che è un maschio. Lo vince... Gianmaria Rossi! Allora vieni Gianmaria, vieni! Allora, vieni Giamma. Pure caro Giamma qui da noi. Allora guarda, questo è il premio, cosa vuoi dire? Ringrazio tutti per il sostegno, perché mi hanno votato sempre, e quelli che sono venuti in trasmissione. Posso salutare un po'? Certo, certo. Allora, gli amici di sempre, perché sono sempre venuti, mi hanno sempre sostenuto. Grazie a tutti. I giovani amici di sempre, qua. Eccoli qua. Amici di sempre, tranne lei, diciamo. Ovviamente lei non è amica di sempre, ma è la fidanzata di sempre. Gli amici dell'università. Il mio cugino Marco,
Ah, cioè stiamo salutando uno ad uno il pubblico. Beare la Sara, Bea il grande attore. Salutiamo la nonna Cesira. E bene, allora ti facciamo accomodare, tornare al tuo posto da dove sei venuto. Allora guarda, un commento a caldo alla fidanzata. Ti piacerà più abbronzato? Sì, molto. Giamma si brucerà nella doccia solare, lo so già. Allora, nel frattempo chiedo ai nostri tecnici se possono controllare e riesumare i nostri giurati, che penso se ne siano andati per sempre, definitivamente. Li abbiamo chiusi sottovuoto nella stanza qua dietro. Perché magari li facciamo entrare. Invece qui in busta sono arrivati i... SMS. Il verdetto del premio SMS, allora. Cioè il premio che voi da casa avete voluto decretare al vostro cantante preferito. Allora facciamo entrare il premio del voto da casa, eccolo qua. Eccolo il premio. Qua il mega signore. È una cena con Martina. Con Martina, pensate. Martina cucinerà per il vincitore. Allora Andrea, vuoi... Sai cucinare? Sì. Sì, dai. Ci sono presupposti incredibili per serata entusiasmante. Qual è il piatto che ti riesce meglio? Boh, l'uovo sodo. Benissimo, allora con il premio SMS, grazie a il crocevia dei viaggi, colui che lo riceverà o colei che lo riceverà potrà fare fuga dalla città, cioè un weekend per due persone in agriturismo. Con se la sono giocata il secondo posto, prendeva il 39% dei voti, il primo posto il 52% dei voti e con il 52%, pensate un po', delle vostre preferenze da casa, arriva... Scrivilo direttamente. Lo scrivo? Scrivilo direttamente, Andrea. Allora vediamo se riusciamo a dedurlo. Vince il premio Fuga dalla città Gianmaria Rossi. Giamma, vieni, Giamma. Guarda, anch'io firmo. Poi lo faremo firmare anche dalla titolare del Crocevia dei Viaggi. Allora abbiamo sì. Patrizia. Sì, vieni. Abbiamo Patrizia. Un applauso a Patrizia. Allora, Gianmaria. Guarda Patrizia, firma anche tu in quanto titolare. Esatto, anche perché poi peraltro questo è il coupon che dovrai consegnare sia in agenzia viaggi che... E direttamente fuga per la città, cioè in valigia dovrai mettere, esatto. Questo è anche assegno. Il biglietto che dovrai obliterare. Perfetto. Allora consegniamo il premio. Già, ma che dire? Cosa vuoi dire? Grazie a tutti, cioè, è incredibile. Saluto tutti a casa e grazie a tutti, veramente. Tra l'altro, allora si guarda. Dietro c'è scritto anche qual è l'agriturismo. Vinci due giorni in agriturismo a Roversano. Bravo, perfetto. Bene, allora ti facciamo accomodare nuovamente in postazione. Ringraziamo Martina. Ciao Martina. Grazie Martina. A questo punto il gioco diventa... Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. O il gioco si fa serio. Allora chi di voi verrà qui da noi a scambiare due parole? No, nota. Vieni qui con noi, Alex. Alex Farina! Questo... Alex. Scusate, questo è il verdetto definitivo che decreterà quello che sarà il vincitore di questa terza edizione di Strafactor. Cosa porta a casa il vincitore? La possibilità di registrare un singolo inedito presso uno studio di registrazione e andrà ad assistere a Barcellona al concerto dei Muse. È già un bel premio e una bella responsabilità per noi, perché
Sì. Dopo così tanti mesi, no, ci si affeziona un po', esatto, a tutti. Da quanto è che facciamo strafatto noi? Sono 4 mesi, credo. C'è il nostro Max, il nostro Alex insieme a Anacleto, sono anche le new entry della dell'edizione 2013, quindi facciamo un applauso particolare. Grazie. Guardate mille. Che Paolo, allora, che è contento. Guarda, ti chiedo solo un secondo, perché prima di andare a decretare giustamente quello che è il vincitore, poi dopo sarà tripudio e festa, dovrebbero passare le frecce tricolori, esatto, champagne, esatto, cotillone, eccetera, tetto, eccetera. No? Vorremmo invece andare a ringraziare uno ad uno quelle che sono le persone che hanno lavorato dietro le quinte di Strafactor. Guarda, molto spesso poche sono le facce che si vedono, cioè quella mia, quella di Fabio e degli opinionisti e dei nostri giurati, ma ci sono tantissime persone che lavorano dietro le quinte e che hanno fatto il vero successo del programma. Sì, e sì, allora, sì, caro Fabio, partendo... Allora abbiamo alla regia Paolo Mariotti! Abbiamo una... Scusa, abbiamo la possibilità di mandare una camera dietro? Abbiamo la possibilità di mandare una camera dietro le quinte per andare a vedere anche i volti delle persone i marchingegni. I marchingegni e gli apparati micidiali che muovono, ci, ecco, sono chilometri e chilometri di fili. Allora partiamo dalla regia, eccolo, eccola là, Paolo qua. Mariotti. Paolo insieme al nostro Daniel. Poi abbiamo Stefano Bersani, abbiamo conosciuto prima della redazione. In redazione. Allora scusa, tornate di qua con la telecamera, se no i bambini si pressionano. Poi abbiamo alla regia di palco Samuele Mussoni. La regia di palco è perché ovviamente voi da casa avete modo di sentire quello che viene sovrainteso dalla regia vera e propria, e poi avremo modo di conoscerlo, ma i cantanti hanno tutto un altro tipo di, sì, modo di sentire, perché devono sentire base e quant'altro, e Samuele cura, la custodisce i nostri cantanti. Bravo Samu, accompagnato dall'assistente di studio Marco Ielpo e da Gianluca Bartolini, il fotografo ufficiale. Se vedete ogni giorno, ogni volta che andiamo in trasmissione e il giorno successivo pubblicare le foto, questo è grazie a Gianluca, grazie mille. Esatto, se vedete delle foto sfocate perché lui quando fa le foto. E poi abbiamo, dall'altra parte chi abbiamo, Andre? Abbiamo Francesco Paleri, il regista audio che sovrintende tutti i bottoni del programma, con l'assistente Massimiliano Stacchini. Dall'altra parte dello studio Enrico Piarani per le ottimizzazioni video e tutto quello che riguarda sigle, siglette e quant'altro. Ecco, ovviamente, eccolo qua. Eccolo qua Enrico. Enrico è responsabile dell'apparato video di Radio Icaro Rubicone. Ma poi ricordiamo quelli che sono i cameraman. Allora abbiamo il nostro Cosmin, poi Alberto Bertozzi e Elisabetta Ceccaroni. Eccoli qua, eccoli qua. Un ringraziamento. E poi anche... ringraziamo anche Mirko di Icaro TV, Icaro Communication, che ci ha dato una mano e ha sovrinteso tutta la trasferta dai nostri piccoli studi a questi mega studi qui su Rimini. Grazie Mirko. Dov'è? Sarà dietro. Sarà dietro. Ok, ci siamo. Direi che abbiamo fatto tutti i doverosi, doverosissimi ringraziamenti, perché è grazie a loro che la trasmissione viene fatta, non tanto grazie a noi due cialtroni. Possiamo, esatto, fare un applauso due, anche voi per due, voi, voi, eh? Due, voi due. Un grande applauso, siete bravissimi, veramente. Grazie. Grazie. Siete una coppia veramente speciale. Guarda, tieni pure. I suoi erano 100, eh? Eh? I suoi erano 100. Guarda, io, almeno... io ho uno scontrino del bar. Va bene, allora ritorniamo invece, a noi piace passare un po' dal serio al faceto, ritorniamo nella parte seria e quindi non compete di certo a me e a Fabio sovrintendere quella parte lì, Alex è tutta tua. Beh, io rappresento anche naturalmente, certo, i miei colleghi che ringrazio tanto perché abbiamo condiviso tante belle serate insieme, quindi davvero di cuore un grande grazie a loro. Grazie a te. I nostri giurati, Anacleto Gambarara,
Silvia Stefanini, Alex Farina e Antonio Patanè, che si aggiunge in questa serata, e anche un doveroso, doverosissimo grazie ai nostri meravigliosi opinionisti: Paolo Giovannetti, Gianni Broccoli e Daniele Dibla Di Blasio. Senza di loro cosa sarebbe Strafactor? Prego. Allora guarda, Ale, intanto che tu e... Vabbè, poi dopo quelli arriveranno. Facciamo arriveranno. Entrare le Miss. Le Miss. Abbiamo Miss Cinema Michela e Miss Teatro Sara. Sara. Miss, allora, guarda, Teatro non è male, eh? Venite Miss pur Teatro qua. Non lo sono inventato adesso. Allora, qui abbiamo il premio viaggio e biglietto per il concerto dei Muse a Barcellona, l'incisione di un brano inedito presso Merlin Digital Studio. Eh già, soprattutto, a parte la vacanza e il bel concerto, no? Che questo è un bel premio, ma soprattutto noi investiamo molto nella, a livello, diciamo, discografico e a livello appunto di incidere un pezzo dove verrà veramente fuori l'anima di uno dei partecipanti. Non è stato facile scegliere, abbiamo anche discusso fino all'ultimo, perché arrivati alla finale sono tutti meritevoli, ci hanno messo tanto impegno, tanta grinta. Però alla fine dobbiamo sceglierne uno. Scusa, mi è venuta in mente una cosa, sì. Proprio ti rubo un secondo. Prego. Perché abbiamo ringraziato i giurati, ma domani è il compleanno della nostra Silvia Stefanini, eh? No, vabbè. Tanti auguri a te. Tra poco, tra vabbè. Poco. A mezzanotte, pum. Guarda, Silvia, ti volevano regalare questo. Ce n'è anche per te. Va bene. Allora, adesso abbiamo finito di salutare tutti i parenti, amici. Alex, ce la faremo? No, già è difficile così. Mi no, infatti... Lo faccio apposta per distrarti. No, perché alla fine noi sappiamo di dare una grande possibilità a un ragazzo, quindi è importante la scelta, no? Abbiamo cercato anche di valutare tutte le varie serate, le varie tappe, eccetera, per dare la possibilità a chi in questo momento riesce a gestire meglio questo grande, diciamo, pacchetto, questa grande possibilità. E quasi in accordo tutti, perché non si è mai totalmente in accordo, noi crediamo che sia pronto per partire per questa grande avventura, che ricordiamo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, cioè ci vuole una grande umiltà, una grande, ancora, no? C'è una salita enorme da fare, quindi noi speriamo che venga anche apprezzato e preso proprio nel modo giusto. Il vincitore di Strafactor 2013 per noi è Mattia Zanchini. Mattia Zanchini! Non so, Mattia, che si è stracciato le vesti. Allora, prendo il microfono per Mattia. Ok, eccolo qua il microfono. Allora, Mattia, al secondo tentativo ce l'hai fatto, eh? Grazie a tutti. Allora, guarda, Andrea sta firmando il cartello. Tra l'altro, a lui piaceva Toto Cutugno, purtroppo ci sono i Muse. Allora, Mattia, sì, allora Antonio, vieni pure qua, chiamiamo anche Patrizia della Crocevia dei Viaggi, ok, ognuno al titolare del proprio segno. Allora, Mattia, allora Antonio, ecco, bravi, firmate. Ti facciamo firmare. Mattia, le tue sensazioni da vincitore di Strafactor 2013? Contentissimo, ringrazio tutti, ringrazio i giudici, voi per questa opportunità. Sono emozionato, sono molto contento, grazie. Grazie. Allora guarda, firmo anch'io. Guarda, firmo. Allora, guarda, c'è anche Patrizia del Crocevia dei Viaggi che... Io, Andrea, ho messo un nome falso, ho messo Brad Pitt. Allora ringraziamo Antonio Patanè che... Adesso a questo punto conoscerà ancora meglio Mattia, perché insieme a lui scriverete questo
scriverete questo nuovo brano che... Scusa, vi fate il gesto delle... come nei migliori meeting, stringetevi la mano, Andrea Sanciano. E poi grazie a Patrizia del Crocevia dei Viaggi invece te ne andrai a fare una bella vacanza a Barcellona ad assistere al concerto dei Muse. Bellissimo, direi che grazie a tutti. Da solo ovviamente. Allora si sa già che giorno è il concerto dei Muse, che giorno è? È un lunedì mattina alle 7. Guarda, okay. A dirla ad onor del vero è domani mattina alle 7, purtroppo l'aereo è già partito e ahimè, niente. Bene, a che dire Andrea? Io ringrazio tutti quanti, un grazie davvero a Andrea Sarti. E un grazie a Fabio Caldari! Grazie! Grazie! Ciao a tutti! Ciao a tutti, Strafatto! Affianco a storia di un bel ragazzo che mangia che campa o a mondo d'au e fascista che pure un po' di spin qui è tre caesi ma stanca per me a ciò un bel rumagno Antonio Ambrogio Adria oh che bel ragazzo ma ciò proprio me quel che fa in circa Doni è sempre tuo plan. Adesso mi è piovuto che sarà andata l'andè a cargare camicia verde su poi la tutura stive al pitone giubbotta tela.